Ciao a tutti. Allora, io mi sono fermato perché sento la base, il ritorno della base che mi torna tipo un quarto dopo. Sì, perché avevi un YouTube acceso. Avevi YouTube acceso e partito. Sento la base, il ritorno della base che mi Senti torna ancora. tipo Allora, un aspetta un quarto secondo che dopo. devi spegnere Chiudere YouTube. devi spegnere YouTube, altrimenti o devi mutarlo, altrimenti. Proprio spento. Ciao ragazzi. Grande Chicco! Allora Grandissimo. ripartiamo a Dai, questo riparti, punto. riparti. Riparti, che hai fatto. Infatti Abbiamo. dicevo, ho messo un delay di un quarto d'ora, sembra. Fantastico, grandissimo. Allora io riparto, facciamo finta di Facciamo finta niente. di. Guarda, ti faccio vedere il logo introduttivo, ok? Bene, vai. Così era meglio suonare così, eh. Sì, un'altra cosa. Intanto ci hai pettinato tutti quanti. Ragazzi, buonasera, grandissimo Chicco Gussoni qui, al piacere di averlo ospite a Fantom.
è piacere avervi tutti come sempre, siete già numerosissimi. Io vi ringrazio, per d'altronde insomma l'ospite merita una particolare attenzione. No, ma sei tu perché hai creato questo canale che è sicuramente interessante, perché io prima ancora di essere invitato da te, a parte loro non lo sanno, ma noi siamo anche amici, oltre questo, ma prima di essere invitato io ho iniziato a seguire le interviste che facevi e le trovo molto interessanti, anzi alcune cose ho scoperto anche delle cose che magari non conoscevo, ecco, o degli aspetti colleghi amici, quindi devo dire interessante, e credo che la gente segua il tuo canale. Poi ovvio che se tu magari hai ogni tanto qualche ospite che magari può essere anche amico loro, piuttosto che uno come me che magari fa di lavoro questo, magari la gente è anche interessata, però credo che di base parta già bene, che tu hai creato insomma uno spazio sicuramente dove trascorrere, visto poi il tempo adesso un po' così, piacevolmente insomma un paio d'ore, e a me fa piacere essere insomma qua ospite a casa tua, ecco. Grazie mille, mi hai fatto un'introduzione meravigliosa, come del resto è un po' l'amicizia che ci lega da un po' di tempo, sono un paio d'anni almeno che ci conosciamo, anche forse anche più, e insomma era un po' che volevo invitarti, e quindi ho veramente gran piacere, diciamo sei un grande turnista, un grande professionista, no? Che è anche un amico, quindi con quale si condivide questa grandissima passione, come del resto tutti, diciamo, gli ospiti, perché anche le 200 persone che sono adesso in linea sono ospiti di Phantom, in questa home, diciamo, che ho voluto creare proprio in questo particolare periodo della nostra vita, che effettivamente sì, ci mette un po' alla prova, un po' per usare un eufemismo, e soprattutto diciamo chi come te lavora in questo settore, che effettivamente è tra quelli più penalizzati, ovviamente, perché sicuramente dopo avremo modo di entrare un po' su questo aspetto qua, perché effettivamente è un aspetto molto importante. Molto bene, io saluto tutti. Ti interrompo soltanto un secondo, ma perché proprio è una giornata particolare in tutti i sensi. Io volevo mandare un caro saluto a una persona che ho avuto il piacere di incontrare, di conoscere, che seguo, come seguiamo noi tutti, credo voi, da tantissimi anni. Insomma, volevo mandare un caro saluto a Gigi Proietti, un bacio proprio grandissimo. Insomma. Proteggici da lassù. Sì, grande personaggio, grande perle. Questo 2020 si sta portando via un sacco di persone, un sacco di persone che fanno parte della nostra vita, perché anche l'altro giorno Sean Connery, veramente per una... No, non volevo rattristare la serata, però diciamo è giusto ammazzare da ridere Proietti, quindi insomma lo dico col sorriso, cioè, tu avrai avuto modo anche di stargli vicino, credo. Purtroppo non ho mai lavorato con lui, ovviamente, però lui è stato ospite di qualche trasmissione dove io ero in orchestra a suonare, quindi ovviamente mi sono trovato ad accompagnarlo insieme agli altri in orchestra mentre faceva le sue insomma gag, ecco. Esatto. Beh, sicuramente una persona di quelle che lasciano il segno, tra l'altro nell'occasione dell'ottantesimo compleanno, quindi ha voluto diciamo lasciarci nello stesso giorno della sua nascita, 80 anni dopo, quindi era giusto, doveroso insomma ricordarlo, visto che hai fatto assolutamente bene, ti ringrazio per questo, e insomma tu che sei parte di questo grande meccanismo che è lo spettacolo, diciamo l'intrattenimento, il divertimento, l'arte, soprattutto arte, è giusto che tu l'abbia ricordato, effettivamente, anche perché l'arte sta vivendo appunto periodi difficili, e quindi bene così, insomma, ecco. Niente, come sempre, io saluto tutti, vi ringrazio, siete numerosissimi. Ospite qui un personaggio che effettivamente non ha bisogno di presentazioni, però io ti lascerei introdurre. Cosa dici? Introduce yourself a Chicco, così. Allora, va bene. Chi sei, cosa fai, cosa porti, da dove vieni, un fiorino? Com'è? Tanto ciao a tutti e grazie insomma di essere qui insieme a noi. Sono molto felice, io purtroppo in questo momento non posso vedere quanti sono, però me lo dirà poi magari Marco. Insomma. Sono 2.25 adesso, quindi...
evito di avere così ritardi negli ascolti. Allora, chi sono? Beh, io sono Chicco Gussoni, il mio nome vero è Enrico, ma Enrico mi chiamavano solo al liceo e in conservatorio, perché ovviamente sul registro c'era Enrico Gussoni, anzi, a dire il vero, Enrico Luigi Gussoni, perché si sono avuti, ci hanno avuto i miei genitori, come si faceva una volta, non potevano far torto un nonno l'altro, un nonno si chiamava Enrico, l'altro Luigi, quindi Enrico Luigi. Il problema è che poi mi hanno messo anche il secondo nome nel codice fiscale, quindi ogni volta che devo fare la roba devo scrivere Enrico Luigi. Però, insomma, il nome Chicco da noi, io sono, abito a Busto Arsizio e sono nato a Busto Arsizio, quindi sono proprio lombardo. E, come succede magari in Meridione, che magari a nomi tipo magari Angelo piuttosto che Francesco viene dato quando sei piccolino il nomignolo Chicco, no? Quello che gli inglesi chiamano nickname. Invece, da noi anche Enrico e Federico hanno, cioè, spesso Anche da vengono. noi, devo dire, qua in Veneto capita spesso E Chicco. quindi io da piccolino, cioè, è partito Chicco, 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 e comunque tutti i miei amici mi conoscono come Chicco. Quindi anche nei lavori in studio, piuttosto che nei credits sui dischi, piuttosto che io faccio scrivere, cioè, scrivono Chicco Gussoni, anche perché quando dico Enrico mi dicono Enrico. Eh sì, io mi chiamerei Enrico. Però, che tra l'altro mi piace molto anche il mio nome, però insomma, è lì, da lì insomma il Chicco Gussoni. Cosa ti posso dire? Dunque, allora io sono figlio di quelli che chiamano figli d'arte, no? Nel senso, mio padre era un musicista, era un clarinettista, sassofonista, poi direttore d'orchestra. Io ho anche un fratello e una sorella, però io sono il primogenito, quindi mio padre ha ovviamente indirizzato a tu farai il musicista. Quindi io da piccolo avevo comunque mio padre che ci teneva molto, insomma, che io proseguissi la sua, diciamo, carriera. Ovviamente lui era più legato a quello che era la musica classica e la musica jazz. Quindi tramite un suo amico direttore, andammo da piccoli a vedere un concerto e c'era un oboista famoso, insomma, che suonava questo. Quindi ho finito il concerto, io avevo tipo 8-9 anni, ho detto bello quello strumento, mi sembrava, cioè era bello, cioè il suo. Lui prese subito la palla Al al balzo. volo e detto: ah, ti piace l'oboe? Benissimo. E allora un paio di settimane dopo si presentò a casa con un amico oboista che gli prestò un oboe e lui iniziò a darmi qualche lezione, così e cosa, insomma, sull'impostazione un po', che non era uno strumento semplice. Da lì a circa un anno e mezzo mi fece fare l'esame d'ammissione in conservatorio a Milano e mi presero e io iniziai a studiare in conservatorio dalla seconda media, quindi io abitando tra l'altro fuori Milano, perché Busto Arsizio è in provincia di Varese. E io a 12 anni prendevo tutte le mattine la bicicletta, andavo in stazione da casa mia, quindi 4 km e mezzo, alle 6 di mattina prendevo il treno, arrivavo a Milano, prendevo la metropolitana, andavo in conservatorio, questo a 12 anni. E mi sono diplomato in oboe dopo 8 anni. Penso a te. In oboe e ho iniziato come, diciamo, chiamiamola carriera classica. Io ho suonato in un'orchestra da camera Gustav Mahler, poi avevo suonato nell'orchestra della radio di Lugano. Io da casa mia, andare in Svizzera è vicino, ci vuole 40 minuti arrivare in Svizzera. Quindi cercavano un oboe e feci una sorta di audizione e mi preso a fare quello. Però nel frattempo, intorno ai 14-15 anni, quando sei al liceo, scoprì i Beatles. Io sono un Beatlesiano, no? Scoprì i Beatles e dopo i Beatles, però iniziai a sentire un po' di suoni un pochino più distorti, quindi le Zeppelin, Deep Purple, tutto quel mondo lì. E quindi mi appassionai alla chitarra. Mi appassionai alla chitarra e mi ricordo che mio padre, che era un po', insomma, lui avrebbe preferito che io continuassi con l'oboe, e comunque, insomma, mi comprò una chitarra classica. Il problema della chitarra, questo l'ho scritto anche infatti sul sito, il problema della chitarra classica, dopo una settimana con le corde di nylon, cioè, non suonavano un cacchio. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto. Scusami, adesso siccome parli piano, effettivamente se puoi dargli un po' più volume sulla voce, perché oppure ti avvicini al microfono, ma se no si rischia di. Non vorrei rovinarti tutto il bel discorso che stai Così facendo. va meglio? Meglio? Ecco, probabilmente prova. Meglio così? Sì, ok.
Ok, dicevo che cioè, dopo una settimana che usavo questa chitarra classica, un accordo in aula, dove no, non usciva niente di quello che volevo far uscire, gli ho montato le corde dell'acustica sulla classica. Risultato, dopo qualche giorno si è scollato il ponte. No. E quindi, insomma, portai la chitarra da un negoziante, insomma, che riparava un po', mi riparò la chitarra, mi rimise le corde di nylon, ma nel frattempo comprai cioè avevo messo via dei soldi e comprai la mia prima elettrica, che era una Cimar, che magari i più giovani non sanno neanche cos'è, quelli magari di qualche anno di più. La Cimar era una sorta di sottomarca della Ibanez. Sì. Quindi era però fatta in Giappone, non era roba coreana. Quindi era. E comprai, gli unici soldi che avevo, riuscii a comprare una sottomarca, appunto, questa Cimar, che era una copia della 175, Ah, la proprio. chitarra da jazz, Ma c'è. no? Da cassa semiacustica. Però era il periodo, appunto, che dicevo, a me piacevano i Beatles, mi piaceva gli Presley, quindi andava benissimo con la chitarra lì per fare quelle cose lì. E quindi iniziai a, insomma, non c'era la comodità di adesso di prendersi i brani e fare magari il download, i rallenti, quindi c'era il vinile, come avrà fatto mille di quelli che hai intervistato, quindi puntina, sentivi il passo, tornavi indietro, e quindi così iniziai a tirare fuori i primi soli di Scotty Moore, che era il chitarrista di Elvis Presley, piuttosto che i soli di George Harrison, o ascoltavo, per esempio, mi piacevano gli Stones, però avevo appena iniziato, quindi non capivo delle volte come cavolo l'accordo, ma non è accordata normale sta chitarra, perché quello là ovviamente suonava con le accordature aperte, Keith Richards, e quindi insomma era un po' più complicato. Però insomma, da lì a forse un paio d'anni, facendo qualche lavoretto sia con la musica classica, sia perché io, per non pesare sui miei genitori, che ovviamente arrivano da una famiglia modesta, cioè di operai, poi avevo anche un fratello e una sorella, quindi per non pesare su di loro, al sabato andavo a lavorare in un negozio di dischi. E da lì è partita anche una grossa, cioè, ma non lo dico per finta modestia, però io ho una cultura discografica molto ampia, perché avendo lavorato per quasi 2 anni e mezzo in un negozio di dischi, ed era il negozio di dischi più importante della zona, ho scoperto un sacco di roba in quegli anni là, e infatti ho un sacco di dischi, ho a casa, ma di tutto, cioè a casa mia c'è dalla musica classica al punk, qualsiasi cosa, che è musica c'è. Ah, bello. E questo, ecco, in quel modo io, insomma, riuscii a tirare su qualche soldo e riuscii a comprare, pagando la rate, non so in quante volte, la prima mia Fender Stratocaster. Palettone, era tipo crema bianco, era come quella di Ritchie Blackmore, Sì, perché a sì. me piaceva Ritchie Blackmore, quindi insomma volevo la Stratocaster come la sua. E quella fu la prima chitarra vera, insomma, e da lì poi è partita la passione. Quindi io, come tu, vedo che sei molto molto votato alla conoscenza del digitale, tutto quello che ruota intorno a quello, che adesso è un po' una, non dico una moda, però diciamo è una tendenza da adesso, dagli ultimi anni, no? Si è sviluppata molto. Ecco, invece magari quando io ho 57 anni, Io non è che sia tanto distante, attenzione. quando io avevo, fai tipo negli anni 80, quindi io sono del 63, quindi negli anni 80 avevo 20 anni circa, no? E mi ricordo, 79 uscì il primo disco di Van Halen e sono rimasto folgorato. Però 79 è uscito anche il primo disco dei Toto e sono rimasto folgorato la seconda volta, Sì. no? Quindi poi io sono sempre stato un fan accanito di Landau. Io qualsiasi cosa sentivo, ma magari, cioè, o leggevo, magari lo leggevi ovviamente sulle riviste, no? Per esempio, una cosa che avevo fatto ai tempi, mi ricordo, avevo rotto l'anima a mio padre per fare l'abbonamento, perché non c'era la carta di credito, quindi dovevi pagare con dei voucher, non mi ricordo neanche come, avevo rotto le scatole per avere l'abbonamento a Guitar Player. Perché così io sapevo, perché in Italia le cose le sapevamo 2 anni dopo. Invece avevo l'abbonamento tutti i mesi magari a Guitar Player, e quindi io scoprivo una serie di cose, gli effetti. E da lì è partita sempre la passione, diciamo, per tutto quello che è il mondo dell'effettistica. Infatti io appena riuscivo con i lavoretti, piuttosto che riuscivo a suonare, a fare qualche seratina nei locali, così, io mettevo veramente da parte nel salvadanaio, perché a me sarebbe piaciuto avere una situazione tipo quelli là, quelli
quindi quando vedevo i chitarristi di Los Angeles dicevo cacchio quanta roba c'hanno quel frigorifero, e arrivai con, tra l'altro iniziamo anche a fare questo, queste pratiche, questi esperimenti con un caro amico che, con cui ho condiviso veramente tante volte il palco, sia, e avevamo anche una band insieme che tu lo conosci, Luca Colombo. Noi abbiamo iniziato a suonare insieme veramente da piccoli, cioè piccoli nel senso avevamo 20 anni circa, avevamo una band, c'era un cantante comune, amico comune, insomma, e abbiamo fatto un po' di serate, anche qualche tour insieme, però insomma in quell'epoca lì eravamo presi da quello che poteva essere appunto l'effettistica. Io avevo come pallino Steve Lukather, no? Beh, infatti vedi che ancora adesso non ho il colpo, no? Lukather e Landau. Beh, piano piano, pensa che andavo nei locali a suonare con un rack a 22 unità e due casse Soldano, che mi ricordo che solo per portare la roba giù da casa per la paura di non lasciarla in ascensore, cioè non lasciarla in garage, cioè, mi ricordo che ogni volta, però quando l'attaccavo, che accendevo, dicevo oh, e avevo preso, avevo fatto un rack uguale al suo, perché tra l'altro io, magari non so se tu hai avuto modo di incontrarlo, tra l'altro è un bravissimo chitarrista che si chiama Adriano Martino o Adriano Martino Pratesi, spesso è, lui è di Roma, ha suonato tantissimo con l'orchestra di Sanremo, lui è il chitarrista che suona la chitarra nei dischi di Morricone, piuttosto che adesso un po' di anni che è in tournée con Albano sempre, ma è un chitarrista molto molto preparato ed è un altro matto per quanto riguarda l'effettistica. E lui mi disse, sai che sono riuscito tramite Bob Bradshaw, mi ha mandato lo schema del rack di Lukather. Oh, proprio fantastico. E io ovviamente lo guardai tipo, beh io? E mi mandò, e te lo devo avere ancora in giro, tra l'altro guarda, se lo trovo ti faccio una copia e te lo mando, perché allora, quello è cinese proprio. Solo che quando ho visto la roba che c'era, ho detto sì, vabbè, tanto era impossibile avere la pedaliera che faceva Bradshaw ai tempi. Perché erano proprio dei casto. Un po' la catena, avevo capito la catena del fatto che gli effetti entrassero nel mixer, che non c'era tutto in... Quindi era già veramente molto avanti. Poi c'era questa roba che non capivo, del fatto che lui utilizzasse una testata Marshall, ma di cui usava soltanto il finale per avere il suono dry. Lui infatti ci sono le vecchie foto dove lui aveva il finale WHT, le due casse o il pre della custom audio, e poi aveva questa testata Marshall appoggiata sopra al rack, e non capivo, no? Dicevo, il suono lo fa col custom audio o lo fa? E invece poi ho scoperto che il custom audio era quello che entrava nella parte effettata e quindi andava nelle casse left e right. Il Marshall, lui c'aveva nel mixer sto Marshall e lo utilizzava per avere in mezzo il suono dry, cioè soltanto il suono senza niente. Triamping era il discorso del triamping. Bravo. E quindi però non era facile, dicevo, era impossibile, io non ho mai usato il sistema a tre casse perché diventava, a parte che era complicato da gestire, e poi soprattutto nel mondo italiano, cioè io i lavori che ho fatto, le tournée che ho fatto, non è che ero il chitarrista ed ero il leader della band, ho sempre lavorato a servizio di artisti, quindi le prime tournée importanti che ho fatto, la prima tournée importante che ho fatto è stata con Ron. E tra l'altro pensa che Ron in quegli anni stava producendo un cantante che era agli inizi, e quindi non aveva neanche la band questo cantante, e ci chiese, mi ricordo a me, al resto della band, io vorrei portare questo ragazzo che sto producendo, voglio fargli aprire il concerto, non ha la band, mi piacerebbe che lo accompagnaste voi. E ovviamente noi erano tutti giovani, quindi ho detto ma sì, benissimo, e il cantante era Biagio Antonacci. pensa a te. Due pezzi prima, e poi faceva a metà concerto un pezzo che era il pezzo che aveva appunto, gli aveva prodotto Ron, e quindi anche ecco lì devo dire che partì un po' tutto, perché io con Ron feci l'audizione per entrare con lui tramite un amico sassofonista che era il cugino di Ron, che è il cugino di Ron, Osvaldo Pizzoli, che non smetterò mai di ringraziare, perché tutto è partito perché lui ha avuto fiducia, no? E quindi insomma mi fece fare l'audizione, Ron mi prese, ma perché? Perché Ron, adesso non so per quelli che magari più giovani non lo sanno, ma gli Stadio, prima di essere gli Stadio, sono stati una band, come dire, i Toto, no? Una band di turnisti che accompagnavano ovviamente
artisti bolognesi, in questo caso Ron o poi Lucio Dalla. Quindi quando poi gli stadio dove alla chitarra c'era Ricky Portera, che saluto, che ci sia o non ci sia, lo saluto sempre Ricky. E quindi c'erano loro come band con Ron, poi però iniziarono a lavorare con Lucio Dalla, e quindi ovviamente andarono di là. Ecco. Certo. Quindi Ron si trovò in un certo senso dopo l'album che fece, con la band da rifare. Gli presentarono appunto una serie di persone, tra cui me, e io feci l'audizione e mi prese. Da lì partì un po' tutto il film. Ecco, sono arrivato qua, quando mi ha detto parlaci un po' di te, da dove è partito tutto, da lì, cioè a parte il fatto del conservatorio, quello mi ha aiutato tantissimo, perché comunque conoscere la musica mi ha aiutato per entrare anche nel mondo della chitarra. Cioè io compravo magari un metodo, sapevo cosa c'era scritto, cioè leggevo le note, quindi era più facilitato degli altri magari. E da lì partì, che conobbi questo produttore di Bologna che si chiama Roberto Costa, che era il produttore di Carboni, di Farfallina, produttore di ha prodotto Biagio, ha prodotto Duccio Dalla, ha prodotto un sacco di lavori, e Roberto fu il primo produttore che ebbe, sai, quelli che si vanno a naso, no? Quindi sì, diciamo, devo fare il disco nuovo di Biagio. Mi aveva contattato perché forse mi aveva visto suonare con Ron a una data, e mi disse: ho visto che c'hai tanti effetti, tanta roba, porta un po' di roba, perché non so cosa dobbiamo fare, ma dobbiamo fare, no? Quindi era un po' un test. Io mi ricordo che all'epoca c'avevo una macchina che era la Volvo, la Polar, il 240. Sono arrivato, mitica la Polar. Bravo, cioè, era talmente carica di roba, perché ho detto me la devo giocare tutta questa, no? E arrivai con tutto quello che avevo. Quindi, ecco, e mi ricordo che arrivai in studio da lui, e ci fu ovviamente una sorta di stupore, perché non andando indietro, cioè non sto parlando del Giurassico, però se voi pensate, quando io parlo con, magari ho parlato con qualche chitarrista di quelli che io guardavo quando ero più ragazzo, no? Quando li vedevo in televisione, cioè quelli in televisione c'erano il Fender Twin o il Vox, e poi c'erano due pedali, il Chorus, il reverbero a quello dell'ampli, c'era il Chorus, il compressore, qualcuno, e qualcuno aveva il distorsore, ma neanche tanti. Oppure iniziavi a vedere i primi Boss, l'overdrive, quello giallo. Quello giallo. No? Perché il Tube Screamer era un po' la roba già più di nicchia, cioè il Tube Screamer, no? È diventato famoso dopo che ha iniziato Vaughan a fare quello che ha combinato. Però prima era più facile che si comprasse, anche perché non erano facilissimi da trovare, cioè non è che trovavi un sacco di pedalini prima. Ah, certo. Quindi La gente era abituata così. Anche mi ricordo quando arrivammo il primo anno a fare Sanremo, io, Luca e insieme e Cocilovo, Cocilovo ne aveva già fatti altri, però poi ovviamente era cambiato anche si era evoluta anche la sua strumentazione, quindi ci fu il primo anno che fummo tutti e tre, dove arrivammo ci avevamo tipo 30 chitarre in tre, no? Perché? Ma non perché volevamo far vedere, perché io ho sempre avuto un po' questa cosa: vado a fare questo lavoro al servizio di una produzione dove arrivano 30-40 cantanti, che sono 30-40 produzioni diverse. Certo. Quindi arrivi tu e dici: guarda, io lì il suono sarebbe tipo così, avremmo fatto così, avremmo usato questa, avremmo usato quella. È ovvio che se io ho soltanto la Stratocaster o la 335, sì, posso magari col produttore che è un pochino meno, diciamo, dentro il pezzo chitarra, fargliela insomma su, ma se arriva quello che magari è anche il chitarrista o quello che ha proprio arrangiato il pezzo, magari diventa un po' più complicato. Quindi questa cosa di essere di dare sempre anche l'impressione di avere quello che serve è un po' quello che ho imparato dagli americani. Io mi ricordo un video che mi aveva, che nel caso qualcuno sia all'ascolto, di quelli all'ascolto, consiglio di vedere, a parte che è una lezione di musica pazzesca. C'è una collana che adesso purtroppo non c'è più, si chiamavano Classic Rock, l'hanno chiamata anche Classic Album, cioè hanno preso nomi diversi, ed era una collana di DVD che usciva, ma li trovate secondo me anche su YouTube, dove vanno a prendere un album famoso,
e fanno, rifanno, praticamente riaprono in studio le sessioni di quell'album lì, con i musicisti che c'erano stati in quell'album lì, con il produttore, aprono le tracce, parlano e raccontano di come, come era stato realizzato l'album. Si trovano Unforgettable Fire degli U2, si trova Asia degli Steely Dan, che è quello lì che vi consiglio, si trova un disco di Bob Marley, si trova Face Value di Phil Collins, insomma tutti questi album dove veramente vedete come sono nati questi, questi capolavori. E questa cosa dei musicisti la, la vidi proprio su questo DVD dei, degli Steely Dan, che ovviamente per chi non li conosce andatevi a sentire, perché proprio sono dei musicisti stellari proprio, no? Donald Fagen e Walter Baker e poi tutti gli altri che suonano con loro. Però mi ricordo, mi fece molto effetto questa frase di Donald Fagen, che insomma disse, per fare questo disco qua, poi a un certo punto abbiamo chiamato i musicisti di New York e ok, bene, che poi quelli di New York vanno benissimo, dico, abbiamo chiamato quelli. Poi a un certo punto abbiamo chiamato Steve Gadd, Porcaro, per fare le batterie, no, da Los Angeles, e dice, e la differenza è che questi arrivano col camion di rullanti, non con un rullante. L'ha fatto questa battuta. Quindi, cioè ti davano, cioè, anche parlava di Larry Carton, dice, cioè, arrivano, ti danno tante variabili, tanta certo. varietà di, e quindi tu delle volte sei un po' spiazzato, però delle volte dici, cavoli, questo qua mi dà 10 soluzioni. E quella roba lì mi aveva un po', avevo un po' capito che anche i vari Landau, Lukather erano così, no? O chitarristi che non so se si conoscete, Danaff. O l'altro Michael Thompson, è tutta gente che c'è, c'è una certa età, cioè ha fatto tanti disc. Tim Pierce l'altra. Pierce, sì, ma c'è proprio, è pieno di gente così, sì, ma sì, pienissimo, ce ne sono veramente. Io adoro, cioè sono cresciuto ascoltando quella gente lì, quindi primo Lukather. E quindi ti dico, quindi questa sorta di, per tornare e chiudere il discorso del fatto della tua passione per il digitale, piuttosto che io avevo la passione proprio perché per me era importante arrivare con un corredo sonoro che fosse il top, no? Che come puoi ben anche immaginare, perché anche col digitale è così, se tu hai una situazione sonora che ti mette a tuo agio, è anche più facile proporre delle cose, magari anche un po' facendo un po' di escamotage tra l'effettistica e la tua tecnica, però tante volte è più importante magari un'idea di un timbro piuttosto che di un effetto e riesci a fare una parte, piuttosto che magari avere esclusivamente la padronanza tecnica e virtuosa di quello strumento, no? Anche perché guarda, quando ti faccio le masterclass durante l'anno mi chiamano a fare qualche masterclass in giro, e spesso vedo questa, io, questa tendenza da parte di parecchi chitarristi, no? A cercare il virtuosismo all'esasperazione. Ci sono chitarristi che conosco, amici miei e anche amici tuoi, alcuni sono stati i tuoi ospiti, uno di questi è Tiziano Ferro. L'ospiterei volentieri. Perdonami Gianluca. Gianluca Ferro, che tra l'altro abita anche vicino a casa mia, per lui è di Castellanza, io sono di Busto Arsizio, con cui siamo molto amici, oppure Bicio Leo. Ecco, io quando vedo fare quelle robe di loro, io non so neanche se avessi due dita in più riesco a farle. però non mi interessa neanche fare quella roba lì. Certo. Nel senso che ammiro loro tanto di cappello, mi piacerebbe provare a farla, però non mi ci metto neanche, perché comunque la fanno meglio loro, no? Non servirebbe. Però magari ho prediletto un altro tipo di chitarrismo, che è più legato al mondo del turnista. Esatto. E in questo ricordo anche, per esempio, faccio questo, ti dico questo leggero aneddoto che è divertente. C'è un chitarrista ritmico, a me piace tantissimo la ritmica, la ritmica funk, quindi tutti i vari Paul Jackson Jr., piuttosto che Neil Rogers. Tutti questi qua mi piacciono tanto, Al McKay degli Earth, Wind & Fire, tutto, o Conte dei Tower of Power, tutti mi piacciono. Però c'era una videocassetta di Paul Jackson Jr. che non si trova neanche più, dove era bellissima, perché la videocassetta iniziava con
c'erano tipo due porte, una con scritto Audition Lead Guitar e l'altra Audition Rhythmic Guitar, e c'era una roba tipo, era fatta in digitale malissimo, anzi sembrava tipo la muraglia cinese di chitarristi tutti davanti alla porta cercando i chitarristi, e davanti alla porta del chitarrista ritmico c'era soltanto Paul Jackson Jr. con la custodia della chitarra. E lui iniziava il video dicendo: io ho suonato in circa 800 album all'epoca, quindi adesso è aumentato anche, no? 800 album. Su 800 album ho detto: fate la media, che ci sono una media di 10 canzoni all'album, quindi sono 8000 canzoni. Sì. Su 8000 canzoni avrò fatto 30 assoli e 7800 ritmiche, quindi imparate gli accordi, perché... imparate a fare la ritmica. Ma effettivamente. Quindi ecco, io per il lavoro, cioè il lavoro in studio e turnista serve tanto, è fondamentale per esempio leggere la musica. Certo. Perché sì, può capitare, cosa faresti? Allora ci sono alcuni chitarristi con cui mi è capitato di lavorare che sono chitarristi per me straordinari per il loro mondo, però poi magari invece musicalmente, se li metti anche una parte, non sono in grado. Uno di questi è per esempio David Rhodes, il chitarrista di Peter Gabriel. Io ho avuto la fortuna di fare un tour con Battiato, io ho lavorato tanti anni con Franco Battiato, dal 96 al 2003 circa, nel periodo in cui lui scrisse il brano La Cura. In quell'album lì, l'album, le chitarre le fece tutte David Rhodes. E le batterie Gavin Harrison, c'era un misto, il basso c'è Saturnino, c'era un po' di misto, però Franco è sempre stato un ricercatore. E in effetti mi trovai quindi a fare un tour, anzi due tour, un tour e mezzo con al fianco di David Rhodes, che ovviamente David Rhodes non sa una nota, non sa niente. No, ma niente proprio, sì, le sigle, ma si scriveva delle partiture che sembravano gli omini, le formiche, ma che roba è, non hai neanche mai capito però aveva ovviamente quel altrimenti, cioè era ovvio che era un ritmico, non è mai stato un solista lui, però era granitico, ma soprattutto erano le idee che aveva, quindi era una sorta di un po' tipo di Edge come chitarrista, sì. Un po' tipo, non so se conoscete, se ti ricordi Gary Burchill, che era il chitarrista dei Simple Mind. Sì, ok. Quindi quelli che negli anni 80 però già smanettavano quelli di lei, sì. Lui mi ricordo che aveva il TC il 2290, sì, sì, sì. E aveva due amplificatori matchless, e quindi aveva già il Pampot, il Panning, che insomma non è che li sentivi proprio tutti i giorni quelle robe lì. Sì. E lui lavorava benissimo con tutto quello che era le ritmiche, e in effetti comunque suona con Gabriel da più di 20 anni, Peter Gabriel potrebbe permettersi chiunque. Certo. Non è che c'è il problema di dire qualcuno vuole venire a suonare con me, no? C'è Tony Levin anche, che suona sempre con lui, quindi mi trovai con lui e comunque mi ricordo che avevamo anche organizzato una masterclass tramite il Jungle Sound di Milano. Il titolo della masterclass era: cosa fare quando si è in due chitarristi ritmici all'interno della stessa band, perché ovviamente con Battiato non c'erano gli assoli di chitarra, sì c'era qualcosina, c'è stato qualche cosa per esempio che c'era un pochino da rifare, qualche solo di quelli più tradizionali, mi ricordo che David mi diceva: oh, fallo tu, perché lui diceva: io quella roba lì non la faccio, no? Però lui quando partiva con le ritmiche, quelle con due note, cioè lui aveva tipo la... vediamo se io qua, se riesco a farti sentire qualcosa. Lui aveva, per esempio, una cosa che ho imparato da lui che non facevano mai gli altri. Lui spesso suonava, non so, faccio un esempio, Si maggiore, La maggiore, Fa diesis maggiore. Lui lavorava sulle basse. Quindi aveva questo suono qua, poi usava, ai tempi usava un Jazz Master, okay. O usava una Les Paul Gold Top con i P90, quindi sì. C'aveva questo suonone con questi delay che se smetteva di suonare sembrava che finisse tutto. Sì, sì, sì. Oppure aveva questa cosa di usare le corde, per esempio il brano La Cura, sapete il brano di Battiato, no? La ritmica sua è veramente facile da suonare, ma è difficilissima da eseguire come la esegue lui. Perché lui suonava su due, il giro è Si minore,
Quindi Si, La, Sol, Re. Lui suona. Con, io adesso lo sto facendo malissimo rispetto a lui, sì, sì, sì. Con una fluidità, e poi non c'era una nota più forte dell'altra, era, sembrava un tappeto quasi finto. Usava, ha usato per tutto il tour due plettrici, aveva due Dunlop in tasca, adesso se ne perdo uno, sono nella merda, dietro a comprare un altro. E no, perché questi sono consumati giusti, quindi c'è, cioè, il personaggio, eh? Sì, sì. Quindi due plettri, in tour due plettri. Uno ne perdo uno, c'ho l'altro. Sì, sì. Noi invece stiamo qui, plettri, no, faccio, due ce n'aveva. Fantastico. E insomma, ecco, con lui, per esempio, una cosa che dico alle nuove leve, ma lo dico anche a, ci sarà anche sicuramente qualcuno dei ragazzi dei miei allievi del conservatorio. Io insegno musica d'insieme al conservatorio di Bergamo. Ho un sacco di ragazzi che bravissimi, tra l'altro. Che so che mi seguono, e qualcuno guarda, ti dico solo, ti aggiorno sui numeri, siamo 3,74 adesso, quindi, cioè, ragazzi, serata fantastica, quindi, anche perché è un piacere sentirti, queste chicche, e io, cioè, veramente sono pensieri e scuola di vita fondamentali, perché io condivido parola per parola quello che dici. Perché siamo in un mondo dove spesso la chitarra che non è che viva un momento bellissimo dal punto di vista del guitar hero, però dal punto di vista di quello che stai raccontando tu c'è tantissimo ancora da fare, secondo me, cioè dal punto di vista ritmico, di ricerca di sonorità, di cose nuove, secondo me c'è un mondo ancora da scoprire. Adesso E allora è cambiato moltissimo ovviamente il lavoro di chitarrista. Dicevo prima, lo dico anche ai ragazzi a cui che incontro, ai ragazzi a cui insegno, è cambiato tantissimo, perché una volta c'era proprio la figura del guitar hero, quindi una volta nel brano c'era quasi sempre il riff di chitarra, se non c'era il riff di chitarra non era pezzo, no? Adesso non è più così, quindi anzi la chitarra, cioè, che tra l'altro lo dico con tanto di stima e tanto di cioè proprio assolutamente è un chitarrista che amo, cioè, per quello che fa. Cioè, ti faccio un esempio. Quando avevo io 25-26 anni, che iniziavo i lavori in studio, intorno ai 30 anni, ecco, quando andavo magari a fare qualche lavoro da qualche produttore, di quelli tosti, quelli magari anche preparati, e magari mi veniva fatta una richiesta che magari il produttore non era un chitarrista, quindi magari associava il chitarrista ha un tipo di suono, quindi tante volte mi è capitato di facciamo fare questa parte qua, ci vorrebbe un suono alla Dire Straits, ci vorrebbe un suono alla Pink Floyd, ci vorrebbe un suono più tipo Santana, cioè ti facevano i nomi di quelli che avevano il suono caratteristico, no? O tipo power chord alla Jimmy Page, e tu capivi che allora, per quello che dicevo, torno al fatto degli strumenti, Page, ok, prendevo le spoglie, non stavo con la Stratocaster in mano, certo. Piuttosto che mi dicevano, quando ti dicono suona la Pink Floyd, al 90% o è Wish You Were Here, yeah, o Shannon Crazy Diamond, o il solo di The Wall, quindi Stratocaster, no? Anche se poi il solo di The Wall sai che è stato fatto con le spoglie. Sì, sì. Però insomma, per la gente è la Stratocaster. E quindi insomma, il fatto insomma di scegliere ti davano delle nozioni, cioè delle indicazioni, scusate, di chitarristi, di suoni che erano i suoni di chitarra veri, certo. Cioè quelli proprio, il suono di chitarra. Adesso, da un po' di anni, che è cambiato tutto il mondo musicale, il chitarrista che tutti dicono, si fa una roba alla Coldplay, quindi sembra di colpo che il chitarrista di Coldplay sia diventato... Ma che io tra l'altro stimo tantissimo, perché comunque è ovvio che non credo sia Alan Allsworth, ecco. Certo. È uno che si è trovato sicuramente in una band che funziona, che scrivono delle bellissime canzoni, e lui ha il suo approccio alla chitarra è di quel tipo lì, più basato su due notine, su una roba, sull'effetto, e quindi adesso che loro vendono milioni di copie e che il suono che comunque ne esce è un suono che funziona,
è diventato un po' il mondo chitarristico, da, per quanto riguarda quel pop, di quel tipo di pop. Per quanto riguarda invece magari altri un pochino più crudi, un pochino più uno che ha dato una svolta un po' al modo di suonare è Frusciante. Sì, esatto, Red Hot Chili Peppers, no? Quel modo di suonare lì prima non c'era così, cioè da scassone, sì, che sì, poi sì, è uno scassone poi tutto calcolato, però però ti dico adesso è cambiata tanto, quindi la cosa che io credo che ci sia sempre comunque lo spazio per tutti. Certo. Per quanto mi riguarda, io trovo che un chitarrista dovrebbe, che vuol fare il turnista ovviamente, deve un po' conoscere tutti gli ingredienti. È come uno che vuol fare MasterChef, però dice no, io i primi non li faccio, i dolci non li faccio, faccio solo i secondi, no? Piuttosto che dice no, io certi ingredienti non li conosco. Quindi la cosa che ha portato a me fortuna, perché poi sono stato anche tanto fortunato, perché conosco tanti chitarristi validissimi, bravissimi, che non hanno avuto magari la stessa opportunità che ho avuto io. Poi è ovvio che, quando lo dico con modestia, cioè non bisogna soltanto saper suonare quando sei in questo ambiente, devi anche saperti comportare, devi anche saper avere il modo giusto di porti, no? Delle volte, se sei, fammelo passare, una testa di cazzo, magari che all'interno di una situazione crei disagio piuttosto che crei degli attriti, magari poi vieni non allontanato, ma vieni messo da parte, dimenticato per quello. Magari sì, è bravo, però che averlo insieme è un osso, no? Quindi tante volte magari uno si gioca la carta sbagliata, però io mi ritengo fortunato perché ho incontrato le persone che hanno creduto, hanno dato fiducia, e poi dopo è ovvio, una volta dentro devi essere tu poi che porti alla fine il lavoro alla fine. Però sono stato molto fortunato. Ma sicuramente il fatto di aver avuto questa attenzione nel suono, attenzione nel andarmi a ascoltare tutti quelli che per me erano i chitarristi importanti, che facevano le cose importanti, quindi non soltanto andarmi a studiare l'assolo del chitarrista indemoniato, no? Ma andavo anche a studiarmi le ritmiche, che mi piacciono, certo, tantissimo. Cioè, guarda, c'è una, poi te ne faccio sentire una che è una ritmica che fra poco ci fai sentire, va, che sì. Quindi se ti ripeto, guarda, ho dato sempre questo consiglio a tutti. L'ultima cosa, poi prima magari poi vi faccio sentire un'altra cosa, che dico sempre ai ragazzi, ed è una cosa che mi piace che venga insomma divulgata, è che facendo le prime prove, nei primi giorni che provammo per il tour di Battiato, la band era una band straordinaria. C'era Lele Melotti alla batteria, Paolo Costa al basso, David Ross alla chitarra, io che facevo il secondo di David Rhodes, il quartetto d'archi, che tra l'altro sono le parti di Rovigo, perché era il giovane nuovo quartetto italiano con quattro musicisti straordinari. Poi c'era Carlo Guaitoli a pianoforte, Angelo Privitera da stia, cioè probabilmente una band che, cioè, anche io delle volte mi fermavo a sentire, ma quanto suonano bene questi, no? E mi ricordo che quando alle prove si iniziava a provare, magari perché volevamo magari rivedere un arrangiamento di un pezzo, magari si voleva dare una nuova veste, David non suonava mai subito. David faceva suonare tutti. Quando capiva che ognuno aveva trovato il suo groove, no? Quello che voleva fare, lui si incastrava lì e faceva magari anche una nota sola, però che se poi si fermava diceva no, ma no, adesso c'è il buco però. E quindi lui mi ricordo che una volta parlando così, durante le prove, durante insomma una pausa, mi disse che Gabriel gli aveva fatto imparare questa cosa a tutti loro. Mi ha detto, non è detto che tu quando suoni una cosa la tua idea sia la più bella di tutte, magari è quella che rovina tutto il pezzo. Quindi ascolta cosa fanno gli altri. Ascolti cosa fanno gli altri e poi ti incastri e non gli suoni sopra. Esatto. Suoni una cosa che faccia suonare bene tutta la band, non che faccia suonare bene la chitarra o il basso. E così vengono fuori delle atmosfere e delle sonorità che poi, dove ognuno ha il peso di ovviamente sorreggere quello che è la parte degli altri.
Questa cosa è una cosa che dico sempre, e poi insegnando musica d'insieme ovviamente mi trovo anche obbligato, no? Perché ti trovi con delle formazioni di magari ragazzi che non sono tanti anni che hanno le band, perché magari c'è qualcuno che è anche molto giovane. Però se già li imposti così, sicuramente avranno un pochino più di riguardo quando si trovano a suonare con gli altri. Poi non tutti riescono, perché anche noi ogni tanto, sai, ti lasci andare. Però ogni tanto ricordarselo non è male. Bellissimo. Io credo che questa è una masterclass con i fiocchi, cioè quella che hai appena fatto. Cioè, devo dire la verità. Eh sì, perché, sai, un conto che mettersi nelle scale, l'armonia, eccetera, eccetera. Però queste perle che tu hai dato, e che assolutamente sottoscrivo, perché sono, insomma, hai un percorso musicale che diciamo ricalca moltissimo quello che sono i miei miti. Noi non siamo distanti come età, però ecco, mi fa molto molto piacere che tu abbia sottolineato questi aspetti qui, diciamo l'importanza fondamentale della ritmica e il fatto di riuscire a incastonarsi all'interno di una band. Questo io lo ritengo una cosa estremamente importante. Cioè, io amo tantissimo i vari session man, turnisti come Luke Terlandau, quelli che hai citato, Thompson, che consiglio a tutti di andare ad ascoltare, non tanto perché sono dei chitarristi pirotecnici, ma per come sanno leggere il contesto in cui si trovano a suonare e a mantenere comunque la loro personalità, perché poi cioè, sono tutti chitarristi, soprattutto Luke Terlandau, che poi nei dischi, nei miliardi di dischi che hanno fatto, cioè riconosci subito qua, cioè tu senti un disco di Michael Bolton e dici questo è da Nafo e Landau, poi magari si affini l'orecchio perché c'erano quei suoni, perché c'era il modo, e questo è effettivamente il non plus ultra, saper entrare nel contesto di un discorso musicale mantenendo la propria personalità, però facendo contento il produttore, che poi alla fine o l'endorser che paga, diciamo, la produzione sostanzialmente. E sottolineo l'importanza in questi casi di avere tutto quello che hai detto, cioè di essere preparati, di avere la strumentazione giusta, che funziona. Ho fatto una live io sulla cialtronaggine di certi chitarristi, dice il presentarsi anche sul palco con i cavi perfetti, la strumentazione, non con alimentatori che girano per il palco, cioè tutto a posto deve essere, perché proprio è un ordine mentale che poi si riflette direttamente su quello che si va a fare, ed è una delle chiavi di successo, come hai detto tu giustamente prima. C'è tanti chitarristi che sono stratosferici dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista mentale non sono in grado di entrare in un contesto musicale. Cioè, non c'è niente da fare. Poi soprattutto poi, se in questo contesto musicale è un contesto che comprende lavori in orchestra, tipo io ho fatto per tanti anni Sanremo, no? Piuttosto che altre trasmissioni. Quando sei in orchestra ti trovi a essere magari anche in 60. Certo. Quindi devi esserci assolutamente una legge severa, perché diventa veramente ingestibile altrimenti, capisci? E fortunatamente, guarda, poi negli ultimi anni le macchine digitali, ecco, in questo hanno aiutato tantissimo i chitarristi, perché io sono il primo a dire che il suono della chitarra, se non c'è un certo volume, soprattutto quando usi magari determinate sonorità e non lo senti, iniziano a dirti abbassa, no, abbassa, abbassa, tu non senti più niente, diventa un macello. L'aiuto del digitale, prima degli isobox, che però non erano una figata, perché comunque i primi isobox avevano questo effetto così, quindi tu mettevi la cassa dentro e il suono non era il suono che tu avevi comunque in testa, soprattutto che usciva dagli speaker. Quindi con l'arrivo del digitale ha sicuramente, in quelle produzioni lì, ha aiutato tantissimo, perché comunque tu volevi sfondarti le orecchie, te le sfondavi, alzavi il mixer e ti sfondavi le orecchie, no? E avevi comunque un suono assolutamente valido. Tu pensa, adesso faccio ridere, io feci una tournée in Spagna con Battiato con il pod, il fagiolo. Però siccome non avevo il modo di non c'erano ancora uscite le MIDI buddy, le pedaliere MIDI, quelle piccoline, sì, quindi sì, in aereo cambiavo i preset a mano. Ora mi ero fatto un banco di 4 suoni pulito con il delay, crunch e solo, e cambiavo
Beh, sai che ho sentito delle registrazioni, infatti, cioè, alla fine non Sì. facevo neanche schifo, cioè, No, assolutamente. per dirti. Quindi, insomma, ecco, no, devo dire che il digitale ha aiutato tanto. Adesso, io in questo momento sono per esempio collegato con il camper, quello che Ok. sentite, il camper, però a casa ho sia Helix che Edrush, ho l'Ox, un po' di roba qua a casa, Sì. un po' di cose, poi tra l'altro sono anche suoni tuoi che ho sentito e insomma poi ci siamo insomma, confrontati, quindi ci sono anche delle cose, c'è anche un po' di te qua dentro. Ti ringrazio Ah, figurati. infinitamente. Sono un ottimo conoscitore. Allora, senti, dai, io ti Dai, suono un altro facci brano. Io sentire. I brani che anche il brano che avete sentito, dico soltanto questa roba qua al volo. I brani che avete sentito prima sono tutti brani tratti dal mio album. Fallo Io ho vedere, fallo fatto. vedere. Come? Fallo vedere che è bellissimo Dammi quel. solo un secondo che lo prendo, dammi solo un attimo. Ragazzi, Arrivo ve subito. lo consiglio. Se si vai, vai pure. Vi consiglio di procurarvi l'album di acquistarlo, ovviamente, di Chicco, perché è veramente un album bellissimo, piacevolissimo. Ci sono dei pezzi fantastici, tra cui quello che avete sentito. Tra l'altro c'è anche una collaborazione con Mike Landau, quindi è veramente un album fantastico. Eccolo. Rimetto le cuffie, ce l'avevo di là. Questo è l'album, Eccolo qua. si intitola I Am. Ci sono un po' di ospiti dentro. Vediamo qua se riesco a farvi vedere qualcuno. C'è Neck che suona il basso in qualche pezzo. C'è Lorenzo Poli che è un fratello Bravissimo per me bassista. che ha anche collaborato proprio alla pre-produzione del mio album, c'è Joe Smith che suona il Bravissimo. pezzo, c'è Paolo Costa, c'è Tony Levin, c'è Mike Landau, Boscariola, c'è insomma un sacco di amici, insomma, Luciano Galloni, Bellissimo. Marco Orsi, insomma, proprio pieno di amici. Il brano che vi ho suonato prima, al basso c'era Tony Levin. E poi vi racconto dopo che ho suonato anche come è successa sta roba qua. Il brano che suono adesso è un brano più tranquillo, è un brano che praticamente apre l'album, si chiama Tremulous il brano. Vi dico due cosine soltanto di questo pezzo. Io, come vi ho detto prima, all'inizio avevo dei miti, mi sarebbe piaciuto avere qualche ospitone nel disco, ma giusto perché era un piacere averlo, no? Perché per me sarebbe stato un onore. Ho avuto la fortuna in questi anni, di conoscere, con alcuni collaborare, tipo Tony Levin, e con altri invece di conoscere, e tipo Landau. E quindi, insomma, io scrissi a loro dicendo che mi sarebbe piaciuto, facendo questo album prodotto da me, quindi pagato, finanziato, tutto da me, e che mi sarebbe piaciuto avere loro come ospiti in un pezzo. E Tony Levin mi disse: mandami il pezzo, se mi piace lo suono. Già Sì, così ho detto aiuto. Però non era inteso, non era nel senso sì. cattivo, era: cioè, se un pezzo delle mie corde che dove io faccio Tony Levin, lo suono, se no, no. Quindi gli dico va bene, gli mando il pezzo e lui, senza dirmi niente, dopo qualche giorno mi manda le tracce. Quindi io sono rimasto un po' così, Alla no? grande. E quindi l'ho chiamato dicendogli. Cioè, a parte che era una figata che mi veniva da piangere, no? Però Certo. non avevamo parlato della questione economica. Quindi ho detto: adesso questo mi spara una fiammata che io devo vendere metà della roba che ho, no? E quindi io, un po' imbarazzato, ci siamo dati una mail, gli scrissi: non abbiamo parlato della parte economica, cioè, dimmi cosa. Io, ovviamente, a quel punto lì l'aveva fatta, non è che potessi tirarmi indietro, no? E lui mi mandò una mail che c'è ancora, ovviamente le ho tenute quelle di quegli ospiti. E lui mi scrisse: quando fa un disco un artista, tra parentesi cantante, per dire già cantante fa sempre, no? Sì. Bisogna farsi pagare bene perché loro fanno gli artisti e lavorano magari con delle case discografiche. Quando fa un disco un amico, una bottiglia di vino è il giusto scambio. Perfetto. Io sono rimasto proprio allibito e insomma è andata così. La stessa cosa Landau, il brano che adesso vado a suonare, io lo contattai, gli dissi la stessa cosa e lui mi rispose dopo un paio di settimane, calcolate che era tipo marzo, e mi disse: posso registrare il 9 agosto? Sì, Io
Siamo a marzo. Sì, perché ho il tour con James Taylor, devo fare il disco nuovo di Seal, devo poi fare... Cioè, Robetta. ogni nome che leggevo mi impazzivo. E io gli ho detto, va bene. Poi chiamo Sabino Cannone, che è il fonico che ha masterizzato, che doveva masterizzare l'album, e mi dice, niente, allora facciamo così, masterizzo tutto l'album e lasciamo fuori il pezzo di Landau, perché io il mastering l'avevo fissato a giugno. Ho detto, marzo, figura, me lo farà il pezzo in 4-5 mesi, no? Beh, ho lasciato perdere, Landau sparito completamente. Quindi, tipo intorno a giugno, gli mando un messaggio, tutto ok? Sparito, proprio sparito, perché Landau è strano, è una persona strana. E fatto sta che inizio a pensare che non faccia in tempo, si sia dimenticato, hanno tutti i mille cazzi che hanno loro, Sì, no? beh, certo. Quindi registro le parti io, accendo. Ma giuro, è questo. Accendo il 10 agosto, quindi lui mi ha detto: posso ritardare? Il 10 agosto accendo la mail, trovo: ah, ti ho mandato con WeTransfer le tracce, metti. Non ci Così. posso credere, ho detto no. Mi ha scritto, mi ha fatto. Ha suonato addirittura, si è divertito anche nel pezzo, quindi è andato avanti. E stessa cosa lui, anche come con Levi, no? Gli ho detto: ma senti, ma e come facciamo? Guarda, a settembre suono al Blue Note, dai, vieni lì, mi offri una birra. E quindi è andata così, che i due ospitoni, quelli diciamo più grossi, me la sono cavata con una bottiglia di vino uno e una birra quell'altro. Alla grandissima. Per suonare il pezzo che vi suono adesso, prendo la chitarra che ho usato, perché ho usato una chitarra che poi mi ha firmato anche Landau, perché è una Strato nera palettone, però uso quella lì un po' in onore a lui, la prendo al volo. Vai, vai. Alla grande. Eccola qua. Wow. Eccola qua. Questo è lui. E Wow. Bella questa questa. è una Strato che è una Frankenstein, Eh sì. ovviamente, come puoi vedere. I pick-up sono i Suhr, i Fletcher Landau, Landau. e invece l'humbucking, che è un humbucking che non conoscevo, che ho messo su questa chitarra per la prima volta, poi ne ho messo su altre chitarre, è sempre un Suhr, è un Doug Aldrich. No, Sai da Doug Galdrich, Aldrich, sì. sai Whitesnake? Sì. La Suhr fa questo humbucking, è eccezionale, veramente un humbucking pazzesco, cioè suona veramente bene. Quindi lo metti su Strato, Les Paul, e devo dire sono contento. Sì. Mi faccio, prendo il jack e parto. Il brano si intitola Tremulous ed è il brano che apre l'album. Dimmi se tutto arriva bene. Sì. Giustamente tremulus. Thank you.
questa è l'andau, eh. Qui fa una figata, sembra Metal Steel, sentite che bravo, un suono. Tantissima roba, tantissima roba. Lui è fantastico. Eh beh, ma lui, e tu no, il brano è bellissimo. Io sono anche emozionato, perché insomma, suonarli di fronte a un sacco di chitarristi, tutti bravi. È una platea di oltre 400, sono arrivati a 460, quello di, quindi, quindi 460 tutti i chitarristi, no, non tutti i chitarristi, perché c'è un po' di tutto, però la maggior parte, almeno il 95% sono chitarristi. Tra l'altro ci sono un sacco anche di amici, perché io ovviamente quando tu hai postato l'invito, io ho invitato un sacco di amici che vorrei salutare tutti. Io non li vedo, so che sicuramente ci sarà un mio carissimo amico che è Riccardo Capriolo, che insomma è anche un mio allievo, ma è una persona insomma, a cui voglio bene. Un sacco di altri amici ci sono, è pieno di miei allievi del conservatorio, qualche insomma, magari c'è anche mio figlio, magari. Figli sta magari, però magari vedono altra roba, starà guardando Netflix. io mi unisco ai saluti, e mi fa molto piacere, e tra l'altro invito gli amici, gli allievi di Chicco, se hanno piacere, e continuare a vedere le mie interviste, iscriversi al canale. E questo è un progetto che sto portando avanti sempre con grande orgoglio, perché è un momento di condivisione, Chicco, cioè in questi momenti di difficoltà, credo che sia io dovevo suonare venerdì scorso, ho saltato per l'ennesima volta live, e le prospettive non sono sicuramente rosee, almeno per un po', insomma, quindi questo periodo qua facciamo condivisione, perché ne abbiamo tanto bisogno, secondo me. Io ringrazio le persone come te, che si rendono disponibili a fare queste chiacchierate, a condividere la loro esperienza, a darci queste masterclass veramente sciccose, perché sono consigli incredibili, che non è che si... Poi in questa atmosfera bella, così, poi davanti a tante persone sembra di essere in casa, praticamente, perché effettivamente siamo in casa, però effettivamente una platea, così, immagina 460 persone in un teatro. No, ma infatti sono molto contento ovviamente che ci sia molta gente che ci vuole bene, quindi che ci segue. Ci sarà anche qualcuno che ci vuole male, ma va bene. Vabbè, ma quelli... Però ecco, però... Io, l'unica cosa che... I like, ragazzi, siete oltre 400, ma ci sono solo 93 like. I like sono per Chicco, non sono per me, quindi forza con sono 80 a cui piaccio, e magari... assolutamente. Ma va bene,
tanto, cioè dico... Assolutamente, assolutamente. Con questo... Cosa dire? Dunque, non so se c'è qualcuno che magari sei visto qualche domanda. Di ce ne sono un miliardo, non riesco a starci dietro. Allora, io qua ho... Raccontaci un po' della strumentazione, dai. Parliamo, andiamo sulla strumentazione che è cosa buona e giusta. Allora, strumentazione, come potete immaginare, qui vedete una piccola parte, no? Ci sono veramente chitarre ovunque. Ho fatto un po' di... Ho fortunato, ecco, devo dire una cosa. Ho avuto la fortuna di non lasciarmi trascinare in altri interessi, che sai che in questo ambiente, no, senza voler fare il moralista ovviamente, no? Però in questo ambiente è facile, specialmente poi in età giovane, quando inizi a magari fare i concerti, guadagni dei soldi, cioè è un attimo, no? A deragliare. Devo dire, sono stato fortunato, probabilmente supportato da una famiglia che comunque era sempre molto attenta, sia con me che con i miei fratelli. E quindi devo dire che tutto quello che io ho, tra virgolette, guadagnato, molto di quello che ho, diciamo, guadagnato, l'ho investito negli strumenti. O comunque io, se avevo dei soldi, mettevo da parte, piuttosto non andavo in vacanza, però mi volevo comprare la chitarra acustica nuova, piuttosto... E ovviamente in tanti anni di sia di passione che di lavoro, mi sono passati veramente non so quante chitarre per le mani, ma veramente non riesco neanche a ricordarle, ma andiamo a livello, credo, di più di 300 chitarre, no? Vabbè. Di queste 300 chitarre, 78 ce le ho a casa. Mamma mia, un parco enorme. A casa, in giro, sono per il trastudio. Quindi sono una tantina di strumenti, non sono tutti ovviamente strumenti eccelsi, no? C'è anche qualche ricordo, c'è anche qualche cinesata, anche, no? Per fare gli esperimenti, piuttosto che magari qualche strumento che ho comprato perché ho detto non si sa mai che, quindi io il dobro non lo suono mai, ma me lo sono comprato, ma perché feci una, forse la, è stata una delle mie esperienze peggiori, tra l'altro con un artista che io adoro, perché è Zucchero, no? Quindi parlo di quando, vi racconto questo velocissimo aneddoto che fa ridere, quando uscì l'album Miserere, quello dove c'è il pezzo con Pavarotti, io era il periodo che lavoravo con la Polygram, perché stavo suonando con Biagio Antonacci, tra l'altro con Biagio poi io smisi di suonare con Biagio perché feci la produzione del disco di Ron, dove appunto conobbi poi Tony Levin e Steve Ferrone, perché erano loro la ritmica del disco di Ron, e subentrò Biagio, scelse un altro musicista ovviamente validissimo, che saluto carissimamente perché è Massimo Marini. Quindi Massimo, quando io uscì da Biagio, entrò poi lui con Biagio e fece tutto quello che ha fatto, quindi insomma un musicista veramente straordinario lui. Assolutamente. Perché dico questo? Ho perso il filo, aiuto. Dunque, basta, vedi. Ti parlo di quello che sono, tutto quello che è magari appunto l'effettistica. Però io sono sempre stato attirato appunto da quello che è il mondo proprio degli strumenti. Tutto. Quindi mi chiama uno dei discografici della Polygram. E non c'era YouTube, non c'era un cazzo di sta roba qua, e mi chiama la sera e mi dice: senti, domani mattina come sei messo per le 10? Puoi venire a Milano, c'era a fare una roba, c'era una trasmissione che faceva Studio 105, la radio, facevano le trasmissioni tipo un'ora live di intervista e suonare. Ah, c'è Zucchero, domani mattina, ma era tipo adesso, era tipo le 10, no? E io dico: ho capito, ma come domani mattina? No, ma in realtà devi suonare l'elettrica, pertanto poi c'è Lele Melotti che suona la batteria, poi c'è Bruno De Filippi che è un armonicista pazzesco jazz, e poi c'è Massimo Luca alla chitarra, c'è fare le acustiche, c'è... E io però dico: sì, ma i pezzi? E lui, la risposta è stata: ma dai, pensi, vai all'autogrill, il CD è l'autogrill. Quindi io sono uscito alle 10 di sera, sono andato in tangenziale a Milano sperando, e ho trovato il disco di Miserere, il disco di Zucchero. Quindi sono tornato a casa, ho iniziato a mettermi in cuffia e a tirare giù dei pezzi che mi avevano detto, le parti di chitarra. Però, cioè,
figurati, ho finito tipo alle 6 di mattina, perché poi mi cagavo anche un po' addosso, no? Io poi ero giovane, avevo tipo 27 anni, 28. E mi scrivo tutto, ecco la comunità di saper leggere la musica, mi scrivo tutte e mi ero scritto anche gli interventi, magari se sentivo una roba prima, in modo che, oh, ok, è entrato lui, adesso devo entrare io, cioè avevo scritto un po' tutto. Arrivo con, e mi porto anche una chitarra acustica, ai tempi avevo una, anzi ce l'ho ancora qua, guarda, avevo questa meravigliosa J200 Gibson, no? Bellissima. E, insomma, mi porto anche un'acustica, perché ho detto non si sa mai, no? Mi fa fare. Mi ha fatto sapere che arrivo in studio, ovviamente Zucchero, gli altri li conosceva tutti, quindi arriva Zucchero un po' di, perché avevano magari lavorato nei suoi dischi, a me, piccolino, quindi sei, non so chi qua, e Massimo Luca, a un certo punto, che tra l'altro saluto caridamente, ma quella volta lì devo dire che in quel momento lì, se avessi potuto ammazzarlo, non l'ho mai fatto, perché... Io, a me era stato detto ti fai l'elettrica. Io quindi arrivo con l'elettrica, monto le mie robe e Massimo Luca mi dice, ah, ti ho portato il dobro. Come il dobro? C'è il dobro lì. Io ho sentito che c'erano delle parti di dobro, ma nessuno mi aveva detto di suonare il dobro. Poi il dobro manco ce l'aveva. No? E quindi, ok, allora mi dà un dobro, era un National di quelli però elettrici, non so se li hai mai visti, la National faceva un modello che era tipo chitarra elettrica, sembrava quasi una Les Paul, però era un dobro, era una versione tipo col piezo, comodo, lo usano anche i Doobie Brothers dal vivo quello, e c'è un suono bellissimo, solo che me lo dà con le corde che erano alte così, e poi le corde non erano proprio... diciamo di giornata, no? Quindi questo coso qua, e tu pensa mentre sale la tensione, vede Zucchero arriva il prodotto di Zucchero, allora, e Zucchero dice, guardando dove fa, con la voce, facciamo un blues mi bemolle, come mi bemolle, così quanto cazzo si fa il blues mi bemolle, no? Mi bemolle gira verso di me e dice tu fai solo col dobro. Io dico, io dentro mi ho detto, il dobro manco il mio, non lo so suonare, devo fare la solo in un blues in mi bemolle, col dobro. No? Allora, non è finita, tu adesso ridi, quando lo racconto ridono tutti come te, perché a un certo punto io dico, mi viene l'idea, cazzo io prendo la mia Gibson, almeno c'è le corde basse, la scordo in mi bemolle. apro la custodia. Zucchero da Chiara fa, bella una Gibson, dai quella lì la uso io, prende la mia Gibson. Quindi, e io sono tornato col dobro e con sta roba qua, e quando mi dicono com'è andata, gli dico, ma avete mai visto suonare con Zucchero? Ecco com'è andata. Andò, che veramente un delirio, cioè, non so neanche cosa ho suonato, cioè era veramente un delirio. Ecco, quel giorno lì devo dire che Massimo Luca dentro di me ho detto perché mi hai fatto una roba così, probabilmente non si era guardato neanche lui la parte del dobro, lui era un motore con l'acustica e io ero l'ultima ruota del carro e ti è toccata, quindi, quindi poi mi sono comprato il dobro, ok, beh, quindi, adesso, ma insomma il dobro l'ho comprato per quel motivo lì, da quando l'ho comprato non ho mai fatto un lavoro con il dobro ovviamente. Però insomma, giustamente un tornista bisogna che abbia, ma poi avrà anche degli strumenti etnici tipo mandolini. Allora, sì, ho dei mandolini, ho un bellissimo mandolino che vi faccio vedere perché questo è un regalo che mi hanno fatto da poco e l'ho fatto anche appena restaurare da un bravissimo liutaio proprio esperto in mandolini. Ho un Kay, che è un mandolino americano del 1950, ve lo faccio vedere. Questo è molto bello. Mandolino che usava anche chitarrista di Tom Petty, cioè proprio un mandolino, e me l'ha regalato un carissimo amico che ce l'aveva e lo usava, e già la forma è meravigliosa, guardate che meraviglia. Wow, bellissimo. Wow, con le Cluson originali del 50 e c'ha un suono spettacolare, ma spettacolare proprio, se lo faccio sentire dal microfono qua. C'è
proprio il suono americano. Sì, sì, sì. E questo è molto. Questo ne ho anche un altro tipo Gibson, sai quelli con riccio. Sì, sì. Ma come suona questo qua? Cioè, proprio, questo è pazzesco. C'è un volume fortissimo. E poi è intonatissimo. Questo, ho questo qua, ho un. Avevo comprato anche un ukulele carino, ma l'ukulele poi l'ho sostituito al ghitalele, che è come l'ukulele, ma c'ha sei corde, quindi anche per magari gli accordi un po' più completi, è un po' meno incasinato che l'ukulele. Poi c'ho, no, di roba etnica no, non ho niente, cioè a parte, ah no, sì, c'ho un 4, che è uno strumento tipo uno strumento peruviano, che è tipo l'ukulele, però un po' più grosso e con la cassa più alta, che usano appunto nella musica popolare loro, messicana, così. Quello però non l'ho mai usato, cioè l'ho comprato perché era bello da vedere. Ma la tua chitarra, poi, la tua chitarra preferita qual è? Allora, fino a che ne avevo meno fino a che ne avevo meno sono sempre stato uno Stratocaster io. Nel senso, mi piaceva la Strato, mi piace Hendrix, mi piace appunto Landau, mi piace quel mondo, mi piace quel suono lì. Poi mi sono avvicinato tanto alla Telecaster. Telecaster è uno strumento, non è facile, è uno strumento non facile, perché è un tavolino senza le gambe, praticamente da suonare, no? Non ti perdona niente, però è uno strumento che caratterizza tanto. E nel periodo in cui ho lavorato con Neck, io ho suonato per 10 anni con Filippo, lui è un amante della Telecaster, lui è poi figurati, lui Police, quindi Andy Summer, quindi comunque lui in testa c'ha molto quel suono lì, il suono, quindi quel suono del pick up al ponte, quel suono tagliente, e quindi spesso quando magari ha delle richieste di sonorità cerca un po' quel suono lì, quindi mi sono trovato a dover utilizzare, mi ricordo che tornai con Filippo, avevo tipo 6 o 7 chitarre di cui 3 erano Telecaster. Avevo sia quella con la backing tipo Andy Summer, quindi tipo la custom, che sia delle tele normali, quella mi piaceva. Poi ho trovato delle Spall che mi piacevano, quindi alla fine mi piacciono tutte le chitarre, non c'è la chitarra preferita. Ci sono degli ho imparato che ogni chitarra ti fa suonare in un modo diverso. Quindi ogni chitarra ti dà anche uno spunto diverso di esplorare lo strumento. Quindi non mi sono. Poi ci sono delle chitarre che mi piacciono. Cioè, certo, quando prendo la Strato mi sento un po' a casa. Un'altra chitarra, guarda, che ho qua di fianco, che è una chitarra che mi piace, che ho da parecchi anni. Perché mi piaceva lui come chitarrista. È una digiticola lì, David Grissom. Questa è David Grissom, sì. Ma questa è la prima serie, proprio ce l'ho da parecchi anni. Bellissimo. Io amo Grissom, siamo tra l'altro anche amici, quando è venuto qua a suonare vicino qua, siamo stati tutto il pomeriggio insieme, anche perché se non conoscete i dischi lui c'ha una band che si chiama Storyville. Storyville sono fantastiche. Ha fatto 3 album più un live, c'è un live a D'Antoine, che è un locale che c'è a Austin, dove suonava anche Vaughan. Ecco lì, se non conoscete quei dischi lì, andateveli a sentire, perché sono veramente devastanti. Sono dischi, lui suona la chitarra in una maniera pazzesca. Magari c'ho anche, vediamo se riesco anche a farvi un regalo di questo tipo, regalo in senso audio. Forse riesco, dimmi, vediamo se ti arriva qualcosa. Aspetta, arrivo, fammi soltanto vedere se riesco a farvi far capire per chi non li conosce. Ma ce l'ho anch'io per quello, così. Aspetta. Fantastico, quel live lì, poi c'hanno dei suoni di chitarra che sono qualcosa di spettacolare. Ragazzi, c'è proprio aiuto. Ecco, guarda, io ti posso far sentire, vediamo se lo senti. Dimmi se arriva o se arriva troppo forte. Eccetera, eccetera, eccetera. Che c'è il cantante, è un nero albino, che è pazzesco. Nero albino. E io, insomma, sentendo, mi piaceva tantissimo il suo modo di suonare, mi piaceva tantissimo. Ho comprato anche il suo metodo, c'è anche un metodo cartaceo suo. E
Allora, avevo visto che era uscita la David Grissom, perché lui già ce l'aveva da tempo questa chitarra, prima che diventasse poi un modello signature. E mi ricordo che avevo chiamato Max Canevaro, che è il diciamo il referente Paul Smith che lavora in Eco, e, ma ti parlo di, boh, ce l'ho di più di 10 anni questa chitarra, credo. E mi ricordo che gli avevo chiesto: senti, ma questa devi fare? Guarda, me ne sono arrivate due, una è una Gold Top e l'altra era una Sunburst, però lui c'aveva la Gold Top e tra l'altro mi piaceva senza che avesse i birds, gli uccellini, mi piaceva più come la sua, cioè con i dot. E mi ricordo che mi ha detto: guarda, ce ne ho una, e niente, alla fine l'ho comprata e qua, e devo dire che è uno strumento, facci sentire, è uno strumento che suona bene, senti, vediamo. E poi una 22, non è una 24, quindi suona bene per forza. Io preferisco. Assolutamente. C'è proprio quel timbro lì. Sì, sì, è molto... molto texano, bellissimo. Sì. C'è proprio quelle sì, sì, quel tremolo modo lento che sta sotto lì, è fantastico. È proprio... Poi lui c'ha tutto questo modo di tirare... E qui suono... È molto, uno strumento molto versatile con cui ho fatto tanti lavori, ho fatto proprio un sacco di cose con questa chitarra, proprio perché il fatto che sia anche splittabile, hai piccato, certo, che si splittano, quindi certo, proprio certo. Anche proprio questo è così in ambachi, no? Ti tolgo un po' di effetti così magari è più chiaro anche il suono. Cioè sembra, se la usi con i due singoli, con i due pick up insieme splittati, sembra quasi una tele proprio. C'ha proprio il suono Telecaster. Però ha questa questo suono proprio texano, proprio sì, 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 grosso, sì. Che fa proprio... che mi piace. Poi ho anche una Custom 24 che però suona completamente diversa, devo sì. Dire che tra le due preferisco la 22 tasti. Assolutamente, anch'io. La 24 è un'autostrada, c'è cioè le corde che sono bassissime, cioè puoi fare il funambolo su quella lì, la usavo in tour con Baglioni, usavo quella lì. Mm-hmm. Sì, serviva uno strumento versatile che fosse anche molto comodo, anche perché facevamo 3 ore e un quarto di concerto, quindi sì. Era dura. Però ti dico, allora, mi chiedevi prima della strumentazione. Sì. Dove che parta? Delle chitarre. Chitarre, sì. Cos'è che utilizzo? Beh, chitarre ho un po' di tutto. Un po' di tutto, nel senso, dalle tradizionali Fender, quindi strato tele, a una chitarra che ho da poco fatto entrare in famiglia, che è una Jazzmaster, mm-hmm. Anche una Jaguar. Jazzmaster per me è uno strumento che mi piace tantissimo, perché è uno strumento che ha un suono completamente diverso dalle altre chitarre. E quindi mi piaceva l'idea di avere uno strumento che fosse appunto diverso, e la Jazzmaster mi ha dato un po' di queste soddisfazioni, diciamo. Come un altro strumento che utilizzo parecchio, che mi piace moltissimo, è la Duesenberg, ho una Star Player TV. Dato appunto a Ramini per il tour di Baglioni, e devo dire che è uno strumento bellissimo, proprio è una Gretsch più a fuoco. Nel senso, una Gretsch un po' più moderna, col tremolo sì, che sì. Tiene la cordatura, con il suono della semiacustica, però con anche la grinta magari di quasi di un Les Paul, no? Quindi è uno strumento molto, molto versatile. Poi ho un po' di chitarre che sono magari chitarre più come dire, legate a magari a alcuni momenti, alcuni periodi, quindi ho un paio di Tyler molto belle, ce n'è una uguale a quella di Landau, una Classic. Ho due Tom Henderson, anche perché sono super fiero di sta roba qui, che le Tom Henderson in Italia le ho portate io. Ah, però. E se, perché?
perché successe, io stavo facendo questo, spiego meglio, se poi te la faccio vedere qual è. Stavo facendo questo disco con Ron, che è un disco che si intitola Le foglie e il vento, dove c'è il brano, magari molti hanno sentito, Non abbiamo bisogno di parole, che è uno dei brani più belli che ha scritto Ron. E il produttore era Greg Walsh. Greg Walsh è il produttore, è stato produttore di Phil Collins, di Tina Turner, Battisti, e il fratello di Greg, Pete, è il produttore Peter Gabriel, per farti capire l'andazzo lì, no? Quindi facemmo il disco di Ron in uno studio che è dalle tue parti, mi sa, il Condulmer, che sì? Non c'è più adesso, lo sa, ah, sì. No? Come si dice, mi ricordo che insomma io ero in studio e lui mi disse: ah, sai che ho fatto un mese fa, io ho portato le mie solite chitarre, ho fatto un mese fa un lavoro, c'era un chitarrista mio amico inglese, scusate che bevo un po' di tè nella tazza, ovviamente Rolling Stones, c'è un mio amico chitarrista, dice, è venuto in studio a fare dei lavori, dice, aveva una chitarra bellissima, versatilissima, moderna, però ti parlo del 91, andiamo dietro un po', e gli ho detto, ma ti ricordi che chitarra era? Ma non mi ricordo, cioè aveva la forma tipo Stratocaster, però non era una Stratocaster, aveva un ponte, era il Floyd Rose, no? Allora insomma, però se parliamo di Sarroca, mi dice, aspetta, lo chiamo e te lo passo, chiama questo team, cioè mi dice team, lo passa, io un pochino l'inglese lo masticavo, insomma ci parliamo, lui prima gli dice, guarda, ti passo un attimo Chicco Gussoni, il chitarrista, sto lavorando, ma che chitarra? Passa questo team, io ci parlo, super gentile, e mi dice, è una Tom Anderson. Mi dice, io, siccome ero abbonato al guitar player, sapevo cos'era Tom Anderson. Ah, Tom Anderson, io in Italia non sono importati. Ma è uno strumento bellissimo, versatile. Poi finisce la telefonata, durata tre minuti. No? Dico a Greg, ah, lui è stato gentilissimo. Sai chi è lui? No, è il chitarrista di Robert Plant. Ha detto... la band di Plant, no? Ecco. E allora io cosa è successo? Io quell'anno lì poi mi sono sposato e sono andato in viaggio di nozze a New York, e ovviamente uno dei giorni sono andato nella 48esima, e nella 48esima ero informato, c'era questo 48 Custom Guitar che era di fronte a Rudy's Music, quello che faceva le Pensasur per Mark Knopfler. Non so neanche se c'è ancora questo negozio. Ed era praticamente il dealer di Tom Anderson, perché Tom Anderson è di Los Angeles, proprio dal lato di qua. Quindi io andai lì a nome di questo team, e questo ragazzo del negozio, gentilissimo, mi dice, sì, mi aveva avvisato che saresti passato. Guarda, io ne ho in casa quattro, mi ha detto. Te le metto, c'era una saletta con, cioè, mi ricordo, le operate con un Mesa Boogie, con un, credo forse un Caliber 22, un combo, c'era un Marshall, mi ha messo lì i cavalletti con le quattro chitarre, e ho provato queste chitarre e ho scelto quella che, anzi ha scelto lei me, perché sai quando prendo strumento dici questa, no? E quindi cosa è successo? Quando io sono tornato in Italia, era il periodo in cui io lavoravo da JBL Guitars, perché io ho fatto anche il commesso per quasi due anni da Carlo. E gli portai subito da vedere la Tom Anderson, che non se ne vedevano in Italia, cioè non c'era mai stata. E lui, mi ricordo che chiamò Stefano Bonaretti, che è il titolare di, adesso si chiama Backline, prima si chiamava Products, che sono quelli che adesso che importavano ai tempi Soldano, le Tom Anderson, cioè non le importavano ancora. Mi ricordo che venne, adesso sono Backline, quelli che importano le Sur, che hanno importato, non li conosce, si è conosciuto. Come importatore, e mi ricordo che lo chiamò in negozio dicendo, ah, guarda che c'è Chicco, guarda, secondo me queste chitarre, e mi ricordo che Stefano venne in negozio vedendo la chitarra, poi da lì a poco divenne, cioè decise di importarle e diventò l'importatore di Tom Anderson, e quando poi diventò l'importatore io comprai la seconda, che poi ho rivenduto stupidamente a un carissimo amico, cioè, sai quando c'è bisogno di soldi, e che ho ricomprato dopo 15 anni l'anno scorso. Quindi adesso sono ritornate tutte, cioè una non è mai uscita da casa, l'altra è tornata a casa, ma la prima è questa qua, te la faccio vedere perché è veramente un cimelio, per me è un cimelio. Vai, vai. Con questo, ecco, questa quando mi dicevi la chitarra preferita, non è la chitarra preferita, però è sicuramente la chitarra con cui ho fatto più dischi. Ah, ok. Questa è una drop top. Drop top, sì. Drop top, con cui ho fatto i dischi di Antonacci,
dischi di Ron, i dischi di Barbarossa, il disco di Battiato, cioè nel senso che lei la portavo sempre. Vediamo se le tu pensi che io Tom l'ho conosciuto al primo NAMM che ho fatto, ed ero praticamente, eravamo dietro il suo stand e mi ha prestato una chitarra per, l'ho contattato su Instagram, cioè ho detto vabbè c'è provo, sei... Siccome vedevo che era dietro, ho detto mi ha portato la chitarra, fantastico. Cioè. E questa chitarra è una chitarra di quella scuola lì, la scuola Los Angeles. Los Angeles proprio, sì, no? Sì. Però c'ha quel suono lì, cioè il suono che mi piaceva, se lo faccio sentire. C'è proprio quel mondo lì. Sì, 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 esatto. Quindi, corsa palla. Sì, questo qui, ti ho messo proprio il suono, proprio il suono che ho fatto tipo The Nuff. Questo. Proprio una chitarra da Maranza questa. Sì, sì, sì. Da Maranza. Bellissimo. Però c'è uno strumento che mi ha sicuramente, poi vabbè, è proprio intonato, proprio bella, proprio... È uno strato di lusso. Devo dire che ne ho provate parecchie, questa è forse una delle più belle che ho, che ho insomma maneggiato. Ecco. Okay. Poi insomma, altre chitarre che ho un po' di Les Paul, ne ho tre di Les Paul belle, una molto bella, una è una edizione proprio 59, ma quella del sessantesimo, quindi proprio... Sì, l'ho visto, devi averla condivisa recentemente, da JBL l'hai presa, insomma. Sì. Carlo è il mio pusher ufficiale di che strumenti. Che ha un fiammato che ti taglia, fatto con il righello. No, è proprio bellissima. Ah, sì. Poi ho altre chitarre, devo dire un po' di tutto, diciamo, proprio per avere un po' il parco sonoro, no? E amplificatori anche, ho visto che... amplificatori io sono stato per tanti anni, amplificatori c'è un po' di cose, ma sono stato per parecchi anni e ancora adesso li uso in alternanza anche altri, sono stato proprio un uomo Brunetti. Io da... Devo dire che io e Varini e anche Lele Leonardi, che saluto di Modena, Modena o Bologna, Modena credo, siamo stati diciamo i tre chitarristi che hanno dato, tra virgolette, più una mano a Marco nel periodo in cui Marco stava sbocciando, perché gli facevamo un po' da beta tester, cioè lui mi mandava o dei prototipi da provare o da testare, di canali, addirittura magari il canale pulito, per esempio io... E di questo sono super fiero, cioè il preamp, il vecchio storico 1000, cioè c'è dentro un po' di meli anche, perché magari lui mandava a me, mandava a Massimo, mandava appunto, e noi gli davamo quelle che potevano essere le nostre indicazioni, e lui faceva le correzioni e ci mandava diciamo i prototipi. E quindi io per tanti anni ho usato il marchio Brunetti, cioè proprio... anche la maggior parte dei lavori li feci con la vecchia 059, che era quella testata rossa, tre canali. Sì, sì. Poi uscì, quando uscì la serie Custom Work, presi la Mercury, perché la Mercury per me è veramente una testata veramente di qualità eccelsa, cioè nulla a che invidiare dalle famose testate insomma americane blasonate. È una bellissima testata, infatti non so se conosci sicuramente Dave Kimster, il chitarrista che suona. No, Roger Waters, lui usa la Mercury. Infatti Marco mi disse che andò da lui e ne comprò 5. Pensa a te. Perché, così. Ma pensa che è strano, si fece fare, però la Mercury nasce 100 watt o 60 watt. Lui si era fatta modificare 20 watt. Ah, pensa a te. 20 watt, perché tanto comunque giustamente dice... Il palco ormai non ti fa manco te ne più la cassa, che mentre è 100 watt. A questo punto da 20 gli tiro il collo, suona meglio. Esatto. E quindi ne aveva prese 5, perché ne aveva due sul palco principale, quindi due main, due sul palco secondario, perché avevano due set, e una di scorta, non si sa mai. Quindi, e poi insomma, tramite Landau,
Landau e David Rhodes, perché tutte e due hanno, ci hanno messo, diciamo, una buona parola, ebbe il contatto con Phil Jameson. Phil Jameson è il signor Matchless. Ah, vero. E diventai endorser Matchless. Ah. Quindi utilizzavo il marchio Brunetti e il marchio Matchless. E la cosa buffa è che quando, infatti, quando mi arrivò, devo dire che ero commosso, ma commosso quasi da lacrime, non ci volevo credere, no? Perché mi arrivò una mail da una delle segretarie dicendomi se potevano mettere il mio nome nella pagina artist di Matchless, no? Visto che io utilizzavo loro mio nome. Io gli ho detto che io ero assolutamente onorato, cioè certo, insomma, apro la pagina, la cosa che fa ridere sono i nomi che ci sono intorno, cioè ma che io quando l'ho vista la prima volta l'avevo pubblicata, ma non per fare quello che sei, cioè dite, guardate cosa mi è capitato oggi, cioè sembra Candy Camera, cioè io c'avevo tipo Brian May, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Chicco Gussoni, Dan Huff, Mike Landau, cioè, ma con anche il link al sito, fantastico. Quindi, e devo dire che quella roba lì ha portato, cioè sembra una scemata, ma no, sai no. Che mi ha portato un sacco di gente che mi ha scritto, mi scriveva, piuttosto che, sai, anche perché ero l'unico italiano dentro lì, no? E quindi poi sono andati a vedere, poi ovviamente il fatto di essere uscito il disco con il featuring di Landau, la gente, cioè, molta gente vedo va a ascoltarsi, sai quando vai a vedere gli ascolti su Spotify Artist, no? Mm. Sai che c'è Spotify e Spotify Artist, tu hai pubblicato delle cose, certo, sì, Spotify Artist ti dice quanta gente ha ascoltato la tua roba, io vedo che c'è tantissima gente che ovviamente ha ascoltato il pezzo dove c'è Tony Levin, il pezzo dove c'è Landau e dove c'è Josh Smith, ma perché ovviamente magari sono i fan, certo, come siamo io e te i fan, diciamo, ho suonato in quegli scolini, andiamo a sentire cosa ha fatto. Certo. E questo ha portato sia alla cosa del sito, sia ad avere, diciamo, maggior visibilità. Quindi per quanto riguarda gli ampli ufficiali, diciamo, Matchless e Brunetti. Poi c'ho Marshall, c'ho Vox, l'ultima cosa che ti ho detto che avevo comprato è stata, cioè anzi, c'è stato uno scambio, questa EVH, la 5150, mm-hmm, che mi piace un casino, quindi in questo periodo dove insomma, abbiamo avuto questa gravissima, insomma, notizia, l'ho anche presa un po' per... per onorarlo, diciamo, certo, no? Certo. Ed è una testata micidiale, cioè per i suoni distorti è veramente pazzesca. Certo. E poi utilizzo tutti i sistemi digitali. Ma riesci a portarti ancora qualche ampli dal vivo? Allora, ultimamente no. Nel senso, ultimamente vuol dire io da 2 anni a sta parte sto lavorando con Claudio Baglioni, insieme a Paolo Gianolio, che è il direttore musicale, chitarrista di Claudio da parecchi anni. E lì siamo in 22 musicisti sul palco, anche se il palco è molto grande, centrale, però ovviamente spettacolo da vedere, ragazzi. Se non l'avete visto, andate a vederlo quando lo rifarà. È qualcosa di fantastico. Cioè, noi abbiamo come inizio prove 28 maggio 2021 e il tour dovrebbe ripartire il 4 di giugno, speriamo bene. Dove abbiamo tipo 12 date di fila alle Terme di Caracalla con un'orchestra di 96 elementi. Mamma mia. E quindi sarà, è lì a maggior ragione, figurati, se arrivo con l'ampli mi sparano. Anche perché lì è bellissimo, perché il palco in realtà suonate attorno a lui, perché tra l'altro il tour è intorno a me, quindi tutti che suonate attorno. È suonato anche l'oboe. Ho suonato anche l'oboe, sì. Ti ho visto, l'oboe e anche i timpani. I timpani li ho suonati con lui, l'oboe non l'ho suonato con lui dal vivo, anzi, devo dire la verità, che a lui non l'ho detto che sono diplomato in oboe. Perché poi ho il timore che me lo faccia suonare, e l'obo è una rottura di, come si dice in Francia, di cazzo. Perché devi bagnare l'ancia, cioè, quindi non è proprio che lasci giù la chitarra, prendi l'obo e suoni, cioè, perché più delle volte non suona l'ancia. Quindi insomma, poi c'è il quartetto d'archi, ci sono 4 fiati, l'obo e lascio a casa, suona la chitarra. Ma sai che ero convinto di averti visto con l'obo a Padova? L'obo mi hai visto combattiato, se tu mi hai visto combattiato, l'ho suonato. Dove poi con Ron l'ho suonato con chi? Con Renga avevo suonato anche l'oboe. Forse ho collegato male. Magari ti confondi con l'altro che suonava il soprano, il sax soprano, con Alessandro Tomei.
Io non l'oboe, giuro, non l'ho suonato con Claudio. Ok. Comunque, ecco lì, ovviamente, sistemi digitali, lì col camper, sì, siamo, certo. Ci potevi andare anche con un'altra cosa. Sì, sì. E anche il tour precedente con NEC, l'abbiamo fatto con il camper. Invece, il tour prima ancora, eravamo ancora con gli ampli, e io utilizzavo un combo matchless, andavo mono, erano due chitarristi, quindi non serviva lo stereo, sei certo. In due, quindi va a far pasticcio. Anche perché sai che quando sei in due, tante volte il fonico tende un po' a pampottare un po', no? Certo. Anche dal vivo. Certo. Certo. Per non avere tutto centrale il suono, a questo punto essere stereo serve anche poco, quindi eravamo due chitarristi mono, super mono, che anzi il suono diventa anche più dritto, anche gli Stones sono mono, sì, non sì, sono sì. Mica stereo, che certo. Non sa neanche come si scrive stereo. Beh, giustamente e via, no? Vai. Come dico, che tra l'altro adoro io, che ti dice, sì, per me è fantastico lui. Il rock and roll, e ti dicevo, e quindi lì avevo due combo, il matchless DC30 e un combo di Brunetti 2x12, era tutte 2x12, avevo un sistema al Matrix di switching degli ampli, e quindi switchavo uno l'altro, e la pedaliera con di tutto di più, con un po' di pedali, con avevo per esempio, guarda, questi qua qui mi ero messo qua qualche pedale, perché detto, magari mi chiederà qualcosa sui pedali, ecco, dai, allora dici un po' di pedali. Sei due minutini, sì, magari sì, dico sì. I pedali che magari tanti pedali che ho usato, per esempio prima ti parlavo dei prototipi, no, che ci faceva fare Marco, tu non so se conosci il Taxi Drive, sì, di sì, Brunetti, sì. Sì, sì. Questo è il prototipo scritto a mano, con da lui con adesivo, con tanto di dedica, no? Questo è proprio il prototipo del Taxi Drive, come lo vedi, come conciato proprio ancora. E questo è il prototipo del Mercury Box, sempre scritto a mano, sì, sì, con sì. Col pennarello volume. Questi sono i primi, che poi invece sono diventati questo qua, che è quello che c'è in commercio, che è il Mercury Box 2, che è quello che ha i due canali. Questo vedi, io ci sono segnati addirittura lì del Rhythm, perché l'avevo portato quando siamo andati a Los Angeles a fare un festival con NEC, e lì non c'era la possibilità di portare niente sull'aereo. Quindi ho fatto la chitarra, ho fatto una pedaliera con dentro l'H9 dell'Eventide, sai, sì, sì. Per fare delay o reverbero. Avevo messo dentro questo, che mi faceva il crunch e il lead, e un compressore, esatto. Finito. E devo dire che è andata bene così. Poi, qualche anno dopo, in collaborazione con Core, con Cesare, sì. Orlandi della Core, abbiamo fatto il mio pedale, il Goose Drive. Io volevo un pedale che fosse comodo da portare in giro, ancora prima che uscissero i vari pedali che ha fatto poi dopo la Tech 21, con sì, sì, i sì, vari sì. Chitarristi, adesso non mi ricordo come si chiama lui, che mi piace, tra l'altro un casino, Richie Kotzen, che ha fatto sì. Questi pedali da viaggio. Io un po' prima l'avevo pensato, no? Ma non... E perché ho detto, io voglio un pedale che faccia il crunch, il lead, e che abbia un boost, però che io posso usare anche separatamente, in modo che me lo metto in pedaliera, sì, con un delay, un multi effetto, un pedalino, e posso fare delle cose. Questo devo dire che fu un bel progetto. Mi piace poi anche il fatto di dare spazio agli italiani. Prima abbiamo parlato di Van Halen, un pedale che cercavo, un po' un pedalino che suonasse alla Van Halen, e allora sai, stavo cazzeggiando su YouTube qualche tempo fa, insomma qualche anno fa, e incappai in un demo dove il suono era spettacolare, cioè spettacolare, ho detto ma che roba è sta qua. E vado a vedere, è il pedale italiano, costruito proprio a manissimo, il pedale è questo, già il nome, Pound Cake, lui è Burn FX, non so se lo conosci, no. Fa dei pedali molto validi, questo qua, adesso sono uscite delle new release, sono versioni nuove, questo pedale, mi ricordo che lui uno, poi fu carinissimo, perché quando gli scrissi, lui mi ha detto, ma sei tu? Ho detto, sì, ma mi piace, e lui me lo mandò, me lo regalò. Però io ero talmente, mi piaceva talmente tanto che poi un altro gliel'ho comprato, ho detto no, perché se mi si rompe, cioè, e questo è veramente fantastico. Tra i pedali invece che mi sono arrivati da testare, che poi utilizzo, perché poi le cose che mi faccio mandare o che magari contatto, non è che mi faccio mandare le robe per avere le scatole di pedalini, cioè mi piace quelli che trovo interessanti, che poi utilizzo magari, perché mi piace anche la combinazione di questi pedali con il digitale. Certo. Mi piace davanti al camper metterci magari un overdrive o due, perché tanto lo posso accendere e spegnere quando voglio senza dover fare un preset. E poi mi piace avere anche un pochino magari di analogia, diciamo, di un po' di analogico. E allora mi hanno mandato
due pedali. L'ultimo mi è arrivato da poco, e ho fatto anche un test demo, e questo non lo dico perché questo è eccezionale, non so se lo conosci, Gladio. Gladio, sì. Questo è veramente fatto, ma cercavo un pedale che avesse il suono tipo Howard Humble, no? Avevo letto di una serie di chitarristi che seguo, americani, che avevano utilizzato questo pedale, pedale italiano, tanto io conosco benissimo chi lo costruisce, e mi aveva già mandato delle idee di pedali, allora l'ho contattato e ho detto, senti, riesci a mandarmene uno, lo voglio provare, ho visto questi chitarristi che seguo, che insomma vogliono, cioè lo utilizzano, mi piacerebbe sentirlo, tra l'altro ho parlato proprio con lui, e insomma non dico chi, però è in contatto con un chitarrista molto famoso che usa la Howard Humble, molto molto famoso, e potrebbe essere che lo dia anche a lui, che lui se lo utilizza lui, secondo me metà di quelli che seguono lui se lo comprano. È un pedale che non costa poco, però è veramente valido, e una valida alternativa a questo pedale, quindi Gladio. Non sto facendo pubblicità, non ci guadagno niente. Ah, sono bravi a costruire la roba. Quindi è giusto. Poi se è Made in Italy, vai alla grande. Lo merita. E cioè, non so se li conosci, questo è un ragazzo pugliese, si chiama Nabla, sì. Nabla Custom. Fa quest'altro qua. L'ho visto anche che è qua ospite. Nabla, che saluto tantissimo, fa questo pedale, ne fa anche altri, questo pedale è anche, questa è una rivisitazione un po' del Dumble, eccezionale anche lui, quindi per quei suoni alla certo. Robin Ford, sì, Eric Carlton, sono un pochino più morbidi, non è un cattivo, però veramente molto valido, quindi devo dire, italiani per suono Dumble, quindi questi due devo dire molto validi, Anche il Goose Drive è un bel pedale, però è più diciamo allargato, nel senso va anche nelle distorsioni cattive, quindi questi invece sono diciamo un po' più di settore. E questo qua invece Pound Key di Band FX, il suono, se ti piace il suono alla vanale, il suono un po' plexi, quello lì è veramente un bel pedale. E altre cose che utilizzo sono quelle che utilizzate tutti voi adesso, cioè nel senso io maggiormente, anche se poi mi sono comprato anche la Helix e anche la Edrush perché mi interessava capire come suonassero, quello che utilizzo di più, forse per comodità o forse perché è stato il primo che ho comprato, è il Kemper, no? Anche se ha dei limiti nell'effettistica, che sicuramente Fractal è superiore e tutto, però credo, cioè io ho avuto il Fractal ma ho avuto l'FX2, sì. Quello quindi prima del, cioè non è proprio pronti via il Fractal, nel senso se sei a casa te lo spippoli tu, ti fai il preset, ma se sei tipo ecco alle prove con uno tipo Neck, perché sai che è uno che comunque conosce i propri pezzi, i propri dischi, ma no, fammi uno suono un po' più così, cioè che devi proprio abituati un po' alla vecchia, quindi più bassi meno bassi, no, togli l'eco, metti l'eco, metti con il Kemper, forse perché l'ho utilizzato per prima, ma mi sembra un pochino l'approccio un pochino più immediato, l'altro un pochino più da aspetta un attimo, adesso entro i parametri, adesso faccio, poi è ovvio che una volta che ci smanetti benissimo anche con quelli, però come mi piace moltissimo anche la Helix, io trovo che anche Helix abbia dei, non i suoi suoni sono un delirio, appena la accendi ho detto aiuto, che cos'è, era meglio il pod fagiolo. Poi però dopo un po' spipolarlo un po', adesso sono contento, quindi insomma, ma anche Edrush trovo che sia io devo ringraziare Helix perché sono diventato famoso grazie ai suoni brutti dell'Helix. Quindi ti dico, guarda, anche Edrush mi piace perché Edrush ha sicuramente delle qualità per alcune, ci sono alcuni suoni che sono, tipo i suoni Fender, le simulazioni Fender di Edrush mi piacciono molto. Cioè, proprio un po' con la sporcheria di quando tiri il collo al bassman. Gli altri sono un po' più digitali, ecco. Certo. Conosco meno il Fractal, il nuovo, l'FM3. Sentendo con le mie orecchie, quindi con il mio gusto personale, sento che è molto bello sull'effettistica, sento che è molto, molto curato sui suoni distorti, sulle robe power. Sui suoni clean, ovviamente, sai cosa? Che sono abituato all'ampli, cioè se tu si abitui al suono di quando metti la chitarra dentro un ampli tipo il matchless e fai sprang, ecco, suono pulito è difficile che venga fuori quella roba lì. Infatti, io intanto non so se tu vedi, ma tanto pubblico dei video dove magari avevo aperto questa rubrica, ma giusto l'avevo fatto per far conoscere un po' i chitarristi meno giovani.
cioè beh, meno vecchi, meno anziani di noi, magari alcuni passi di chitarra o alcune robe di chitarra per me importanti per chi vuol fare. Allora mi ero creato questa rubrica che si chiamava Famous Guitar Track. Dove andavo a prendere, se avevo lo strumento uguale a quello che aveva utilizzavo quello cercando il suono uguale, e ovviamente mi è capitato più di una volta dove ho usato l'ampli e i messaggi che mi arrivavano, ma cos'è sto suono? Il camper? Il fratto? No, questo suono qua è l'ampli. Quindi ovviamente un po' arriva, certo, alcune volte, certo, certo. Però ti dico, sono uno che sposa benissimo il digitale, lo uso tantissimo. Una cosa che per esempio mi aveva... ero gasatissimo di sta roba, che con l'analogico non riuscivo a farla, sta roba qui, è stato il tour che abbiamo fatto con Neck, Pezzali e Renga insieme, mm-hmm. Hanno fatto questo tour insieme, no? Dove la band era unica, eravamo 9 musicisti che accompagnavano i 3 cantanti, ognuno cantava le proprie canzoni, alcune le cantavano, e il palco era molto grosso, quindi è iniziato a saltare fuori, gli dico, ma no, però sai, allora quando c'è il solo di coso, vieni a farlo lì, quando c'è il pedaliera, però la pedaliera dietro. E lì abbiamo messo tutto con Pro Tools, con i Grand Change, quindi io la pedaliera vedevo che cambiava, le prime volte avevo il dubbio, Dio, speriamo parte. Però è stata la prima volta dove ho suonato senza pensare a schiacciare niente. Ed era una figata, perché il suono cambiava, io decidevo qua, dicevo no, allora fammelo, magari ci sono state delle volte dove il suono del solo entrava proprio nel momento in cui c'era la prima nota. No, spostami il Pro Grand Change di un ottavo, e io mi muovevo e cambiavo, ecco, quello di vedere in quel caso il digitale e questo sistema qua è stato sicuramente ottimo. Oppure concludo con questa cosa, con il tour di Claudio che tu hai visto, sì. Cioè lì avevamo qua 39 pezzi in scaletta, sì, 39 pezzi che sono uno diverso dall'altro, hai visto, no? Poi sì. Acustica, classica, elettrica, acustica, elettrica, classica, acustica un tono sotto, acustica un solo, cioè, e lì avevo fatto ovviamente i banchi, era ogni banco che aveva 5 suoni, 4 o 5 suoni per ogni canzone, quindi 38 banchi. Certo, pensa a te. Che però diventa comodo, perché io per ogni canzone cambiavo, sì, sì, quindi ogni banco aveva anche il BPM della canzone settato e tutto, all'inizio è stato un pochino laborioso tutta la programmazione, però una volta che siamo partiti era di una comodità pazzesca, cioè veramente pazzesca. E quindi benissimo, poi come dicevo prima, essendo in tanti sul palco, diventava complicato avere gli amplificatori. Lì è impossibile, cioè anche perché come fai? Ma nemmeno i monitor credo ci siano, perché è tutto attorno al palco. C'era qualche riferimento di monitor, di quelli, sai, tipo se fossero dei satelliti, sì, sul palco, ma giusto per avere un po' di suono, perché ovviamente sai, soprattutto per lui, perché lui essendo sul palco con l'impianto sopra, se è vero che c'è l'armonico sei chiuso, però ti arriva una fiammata. Quindi lui poverino c'aveva le basse che ogni tanto lo massacravano, quindi c'era sempre Daniele Tramontani, che era il guru del posizionamento delle casse, di tutto quello, che veniva con un aggeggio durante ogni palazzetto, vedeva cosa togliere a lui, cosa togliere di frequenze, in modo che lui riuscisse a cantare, perché altrimenti era veramente complicato cantare con un impianto che poi l'impianto spingeva molto, soprattutto noi poi eravamo ai lati e agli angoli, anzi, e senza monitor, e via tutti con cioè l'unico rumore che sentivi in effetti era il rumore che fa acustico della batteria, perché gli altri tutti noi eravamo con ear monitor, certo. Bene, siamo arrivati alle 11:37, così ridendo e scherzando, no? Ci fai un altro pezzo dei tuoi? Vi faccio vedere che pezzo posso darvi, cioè vediamo se c'è, vi faccio, e poi andiamo verso la fine, anche se è un peccato perché sono sempre costantemente sopra i 400, quindi stasera hai fatto un mega pienone. Allora vi faccio un pezzo che ogni tanto mi chiedono, probabilmente perché è un po' vintage come pezzo, no? È un pezzo dove è l'unico pezzo dove ho usato Les Paul nel disco. A questo punto uso Les Paul. Alla grande, vai. Lo prendo. Questa è una delle bimbe. Questa è una delle Les Paul.
Wow, wow, Questo è wow. proprio uno spettacolo. Eh sì. Questa è una R8, ovviamente fornita da AGBL. Allora, aspetta, vado a cercare il pezzo. Questo è un pezzo anche semplice, però mi piace, insomma, c'ha un riffettone, ecco quello che dicevamo prima, i riff che non ci sono nei dischi, no? Fammi soltanto accordare un attimo. Che non so se anche voi in questo periodo le chitarre ve le trovate di un semitono sopra, cioè, in questo periodo con i caloriferi che spartono, c'è cioè un Sì, disastro. Io devo. Ovviamente ho iniziato a smontare i manici, smollarli perché i manici tendono ad andare tutti indietro col secco, no? Quindi magari prendo la chitarra, glaciera, l'ho accordata normale e invece che sia un semitono giù è un semitono su. Allora, il pezzo si intitola Meters. Qui c'è al basso c'è Neck, ah, che lui ferro. appunto. Che suona, suona, ho sentito cantare Police, cantare Sting, da paura. Da Filippo fa veramente sbagliare. Guarda che paura, da paura. è un artista bravo, è un carissimo amico che, insomma, a cui voglio veramente bene, ma è veramente, a parte che suona, canta da spavento, ma suona il basso di Assurdo. brutto. Sì. Cioè poi è rock lui, è proprio plettro, ma c'è una cavata rock che fa paura proprio. E mi ricordo, insomma, lui siccome fece, dico questa roba velocissima, quando lui è un super fan di Tony Levin. E quando gli dissi che stavo facendo il disco, che aveva accettato Tony Levin di suonare, lui con l'accento proprio emiliano mi disse: "Beh, insomma, io ti faccio suonare nei miei dischi, tu nel tuo non mi fai suonare." E io ho detto: "Sì, ma guarda che quello là viene gratis." Gli ho detto. E allora lui mi dice che scelse, io dai, voglio suonare tre pezzi. Mi ha detto. Allora gli avevo mandato quali fossero i brani. Il brano che avete sentito prima dove, di Landau c'è Filippo al basso. Pensate. E in questo brano che si intitola Meters, che gli piaceva il riff di chitarra che gli ricordava un po' Led Zeppelin, un po' Lenny Kravitz, un po' quel mondo lì, viene fuori questo pezzo qua. Vediamo, non l'ho mai, un po' che non lo suono, quindi se prendo qualche fella vuol dire che siamo nel vivo. Ok? Vai, vai. Vado, Vai, vado, vai. vediamo se. Ok. Thank you.
grandissimo. Perdonate le felle, c'è stato qualche... Ma si era... Il bridge. Era rock and roll, questo era proprio rock and roll, proprio di quello bello, bello massiccio. Che suonazzo, veramente. Non so com'era il bilanciamento, se sì, poteva andare abbastanza. No, assolutamente. Qui mi chiedono un Kiko Gussoni bis, quindi te lo dico già. Un Kiko... E quindi... No, anche un'altra intervista, non solo il pezzo. La prossima Fantone ti voglio di nuovo, perché abbiamo fatto solo la prima parte delle interviste, quindi... Dimmi tu, quello che io posso, se vuoi chiedermi qualcosa, se c'è qualcosa. No, diciamo che adesso vedo che la serata sta... Diciamo giustamente, sta scemando, quindi qualcuno domani magari lavora. Esattamente, no? Piuttosto, magari se hai piacere, ci sentiamo magari un po' più avanti, ne facciamo un'altra. Se hai piacere, che è sempre piacevolissimo. Così magari vengono anche con le note giuste, piacevolissimo. E quindi, ecco, c'era un'ultima domanda. Ecco, la vedo qua da Alberto Congiu. Domanda per Kiko: qual è il musicista con il cui hai avuto il maggior affinità e intesa musicale nella tua carriera e o hai ancora oggi? Così. Poi concludiamo con questa, poi... Come musicista o come artista con cui ho lavorato? Perché sono un po' diverse, no? Allora, come artista sono molto legato a Franco Battiato. Mm. Sono molto legato a Franco Battiato perché comunque mi piaceva anche da ragazzo, quindi quando mi sono trovato poi a lavorare con lui, mi ricordo la prima volta che abbiamo suonato, adesso non mi ricordo se fosse Centro di Gravità o qualcosa, alle prove, mi veniva una gola, mi diceva: cavolo, io ho comprato il suo disco, adesso lo sto suonando e lui sta cantando, no? Quindi questo, devo dire, lui ce l'ho nel cuore in quel senso. Certo. Però devo dire che con gli artisti ho sempre avuto un buon rapporto con tutti, ho un bellissimo rapporto con Neck, per esempio, ho un bel rapporto, anche se magari è meno facile avere interazione, perché è veramente un gigante lui, quindi spesso arriva magari all'ultimo momento, con anche Baglioni, con Claudio, è bellissimo lavorare con lui, devo dire che sono super felice di lavorare con lui, e poi sembra anche al contatto con Gianoglio, che è un musicista stellare, suona la chitarra benissimo, cioè quando gli sento suonare delle cose con l'acustica mi viene voglia di staccargli due dita, perché è una roba veramente molto molto brava. Insomma, lì si lavora con bello quando lavori con tutta gente di livello alto, no? Dove puoi solo imparare. Quindi gli artisti, musicisti, guarda, ci sono tanti chitarristi con cui ho lavorato, tanti colleghi con cui ho lavorato, da cui ho imparato, dove abbiamo avuto magari momenti felici, momenti meno felici, perché sai, quando si lavora tanto insieme, delle volte si hanno anche magari dei momenti meno diciamo solidali, però devo dire che mi sono sempre trovato bene con tutti. Ci sono i due con cui ho lavorato di più, chitarristi, sono Giorgio Cocilovo e Luca Colombo, sono i chitarristi con cui ho lavorato più a stretto contatto. Poi c'è anche Adriano Martino, quello che ti dicevo prima, sì, di Roma. Quindi con loro mi sono trovato sempre bene, nel senso, sai, quando suoni con gente preparata, che tutti cercano di portare al pezzo, insomma, che funzioni bene, è bello. Quando magari ti trovi con quelli invece che vogliono dimostrare la propria arroganza, diciamola, no? Lì ovviamente va a discapito di. Quindi ci sono però, per esempio, dei musicisti che non suonano il mio strumento, che però per me sono fondamentali. Quindi uno è Lorenzo Poli, bassista, che è un bassista strepitoso, a parte una persona d'oro, però un musicista veramente straordinario. Paolo Costa è un altro musicista, Cesare Chiodo, cioè sto nominandoti dei bassisti dove c'è dietro loro c'è il muro proprio, la chitarra la metti sul per terra e va da sola. Oppure batteristi come Lele Melotti, Alfredo Golino, Elio Rivagli, Marco Orsi, sono tutti musicisti con cui è un piacere suonare, a parte il fatto che sono persone d'oro, no? Quindi sai,
proprio anche il momento goliardico te lo godi tantissimo, ma soprattutto quando poi infilano Jack o prendono le bacchette in mano, dici è tutto a posto qua. Sei su una botte di ferro. Quindi devo dire, questi sono i musicisti con cui ho avuto più a che fare, come anche tastieristi, cioè, c'è Pino Di Pietro che suona nel mio disco, che è un musicista, cioè, ti ripeto, io un po' me li sono anche scelte le persone che, con cui voglio lavorare, no? Proprio perché io sono uno così, sono uno tranquillo, cioè tranquillo nel senso mi piace che ci sia serenità, non mi piace lo scazzo, l'arrivismo, quella roba, sì, che non mi interessa. E certo. Poi sono, magari sai, quando c'hai 20 anni ti va bene anche, quando ce n'hai 50 o più di 50 inizi a dire anche no. Cioè, cioè non mi frega niente. No, no? Ma siamo... Quindi però ecco, devo dirti che i musicisti, tutti quelli che ho nominato sono musicisti che, bene o male, c'è un altro chitarrista che non so se tu conosci, molto molto bravo, molto preparato, che è Danilo Minotti. Sì, okay. Danilo Minotti è come dire, era l'alter ego di Cocilovo, loro certo. Erano quelli che mi ricordo quando eravamo più giovani noi, guardavamo televisione e dicevamo ma ci sono sempre quei due lì, ma no, no. E poi calcola che poi dopo quando siamo arrivati io e Luca dicevano ci sono sempre quei due lì. Sì. Alla fine è stata una ruota un po' che gira, però a livello di musicisti sono molto legato a quello che ho ascoltato tanto, certo. Quindi a quello che poi magari qualcuno ho avuto la fortuna di poterlo incontrare, conoscere, come Landau o Lukather, e altri invece no. Prima abbiamo parlato di Van Halen, abbiamo parlato di Larry Carton, cioè quelli lì sono i chitarristi che io ascoltavo, dicevo questi, io voglio diventare come quelli lì, non sono diventato come quelli lì, però insomma ho cercato di fare quel tragitto lì, ecco, capito? Poi ovvio che suonare di fronte stasera non è facile, non è stato facile anche se lo si fa da tanto, anche per la parte che vabbè, che a parte qualche pezzo che mi ero riguardato, ma non mi piaceva l'idea di studiarmi il compitino e fare, cioè mettermi 10 giorni prima a fare quello che aveva studiato. No, era giusto che sembrasse un live, quindi anzi addirittura io mi ero caricato tutti i pezzi dell'album, cioè, se c'è qualcuno che mi chiede uno lo suono, poi se lo sbaglio, come sbagliano tutti, cioè, dico, e infatti qualcuno l'ho sbagliato. No, ma guarda, allora ti dico, ti leggo i tantissimi messaggi nella chat, che ti fanno tanti complimenti. Vedo anche dei tuoi allievi come Andrea Colombo, che è stato un tuo allievo da quando aveva 10 anni, e vedo tantissime persone che fanno i complimenti per la serata, fanno i complimenti a me ma soprattutto a te, e per me è un grandissimo piacere, un onore aver avuto Chicco, e tutti quanti che chiedono una seconda intervista, quindi bisogna che la facciamo. Magari... guarda il tuo calendario, quindi, ci sentiamo quando vuoi, io sono con piacere. Io ti ringrazio perché è stato veramente... No, ho chiesto questa cosa, se andasse bene tutto l'audio, se era tutto a posto. Sì, no, è andato tutto benissimo, assolutamente. Non ho avuto nessuna interruzione, niente, quindi devo dire bene. È stata una diretta veramente preziosa, sotto ogni punto di vista. E vabbè, cosa facciamo? L'ultimo pezzo ce lo fai e dopo salutiamo, cosa dici? Visto che pezzo, hai tutto l'album a disposizione, quindi a sto punto qua... Parlo ancora un po', vi faccio questo pezzo che... E poi salutiamo, facciamo la mezzanotte, che era un po' che non facevo... Oh, era veramente tanto che non facevo la mezzanotte a Phantom, eh? Allora, vi faccio questo pezzo, che è un pezzo che sicuramente... bagherò, però a questo punto lo faccio, ormai mi sono messo in gioco. È un pezzo che si chiama Guitar Day. Day è un pezzo che avevo scritto dedicandolo a un carissimo amico che è Guglielmo Malusardi, che tu conosci forse, no? Sì, organizzava appunto il Guitar Day lui. Sì. La Guitar Day è un appassionato pazzesco e mi invitò a un Guitar Day dove c'era c'era Paul Gilbert come headliner. Minchia. E uno dove c'era Marty Friedman. Ah, però. Così. E io feci, insomma, scrissi questo pezzo che poi andò nell'album, che non è un pezzo rock per niente,
però si chiama Guitar Day ed era dedicato a lui un po' questo pezzo, okay. No? Perché insomma era il classico appassionato che si sbatteva per far conoscere la chitarra a una persona a cui voglio bene, magari c'è anche stato anche lui stasera, comunque insomma prendo lo strumento che ci vorrebbe per fare Guitar Day, prendo subito. Assolutamente, nel frattempo ragazzi mi raccomando con i like che vanno alla serata, ma soprattutto per questo grandissimo ospite che è il maestro Chicco Gussoni. E chi non è iscritto al canale, se volete iscrivervi e anche magari cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Vi ricordo che giovedì abbiamo un Phantom Live Tutorial con Fractal, questa volta dedicato al basso per i bassisti, perché poi lunedì avremo l'intervista con Fabio Testa di Bass Community, quindi a Phantom Live do spazio anche non solo alle 6 corde ma alle 4, 5, 6, 7, 8, perché il basso ne ha tantissimi, quindi mi raccomando, ecco. Ok. Vai Chicco. Stratocaster. Stratocasterona, relicona. Relicona. Guitar Day è il brano che chiude l'album proprio, e chiudiamo la serata così, un po' Mark Knopfler, un po' John Mayer, un po' quel mondo lì, va bene per questa qua, va benissimo, dovrebbe andare bene, assolutamente. Allora, grazie a tutti ragazzi, buonanotte. Grazie a te Chicco. Thank you.
Grazie Chicco. Grazie a tutti voi. Grazie, buonanotte. Ciao ragazzi. Alla prossima allora. Alla prossima. Ciao, ciao, buonanotte. Di nuovo.